E quello che state ascoltando è Fumble Now. Prima le cose importanti e poi passiamo a parlare di Fumble. Questa settimana è iniziato SideQuest, è nel nostro feed di iTunes e di Spreaker e di qualunque altra cosa siate usando. Claudio, cos'è SideQuest? SideQuest è il figlio il prodigo di Fumble, è il primo spin-off del primo podcast di giochi di ruolo in Italia. Attenzione, hanno già fatto un intro, giusto? Hanno già fatto la puntata zero con Dread. La potete ascoltare appunto su fumblegdr.it o su qwerty.it. E settimana prossima inizia la campagna di cui questa puntata, in cui ho partecipato anch'io, è stato il prequel, che sarà con Tales from the Loop. Un'intera campagna di Tales from the Loop. Ah, figo, bello. Perché lo merita, diciamo che merita una campagna. Assolutamente sì. Preparatevi a spie comuniste, robot. Proprio poi non c'entra tantissimo, ma un po' ci può stare. Cos'è? Domani o dopodomani esce la nuova stagione di Stranger Things? Dopodomani esce la nuova stagione di Stranger Things. Non è fatto a caso tutto ciò. Come non è fatto a caso che settimana prossima qua non si gioca Warhammer, ma si gioca Gattai. Perché il ragno che è in te. Perché esatto. Perché sono una merda. E il ragno. Settimana prossima esce Mazinga Z nei cinema. Oltre a dirvi andate a vederlo, vi dico ascoltate la puntata di Fumble in cui giocheremo a Gattai e ascoltate la puntata di Rinciotto in cui andrò a parlare di Mazinga Z. Così fate proprio almeno dall'inizio alla fine tutta la filiera di robottoni giapponesi. Esatto, questa settimana tra l'altro mi mette a disagio averti alla mia destra. Rinciotto, so puntata densa questa settimana. Rinciotto. Sì. Ultima cosa importantissima, è partita la prima newsletter di QWERTY. Mm-hmm. Doppia perché giustamente uno degli argomenti della newsletter era SideQuest. Fumble ha fatto SideQuest e SideQuest ha fatto Fumble, nel senso che ho sbagliato a mettere il link nella mail, ma era tutto calcolato per fare questo gioco di parole, quindi ne ho rimandata subito un'altra in modo che tutti potessero avere il link giusto. Se non avete ricevuto la newsletter e volete ricevere la newsletter, basta diventare soci di QWERTY. Oh yes. O essere stati soci di QWERTY o fare una donazione a QWERTY o a Fumble, una delle due, vi assicurerà di ricevere la newsletter. Se non l'avete ricevuta ma avete fatto una di queste cose, scrivete a fumblegdr@qwerty.it o a info@qwerty.it e vedremo di assicurarci che sia tutto a posto. Detto questo, iscrivetevi alla newsletter perché chi è iscritto alla newsletter e dunque è un socio di QWERTY, settimana prossima riceve finalmente la soundboard di Fumble, perché domani è venerdì, sabato andrà live il nuovo sito di Fumble, in cui ci sarà dopo solo 6 mesi che dico che ci sarà il sito nuovo. Dove sono le mie spell? Finalmente nella scatola, come ti ho detto prima, finalmente questo sito è pronto e può andare online, quindi iscrivetevi alla newsletter così saprete anche voi che cosa sta succedendo. Questa sera continuiamo. È impossibile fermarlo. Una volta che parte è come la valanga. Solo peggiorare. Non mi servono tutte queste spell. Ma sì, spell. Questa sera continuiamo a giocare Warhammer. E per chi si fosse dimenticato che cosa è successo settimana scorsa a Warhammer, purtroppo, dopo essere sopravvissuti all'attacco nelle fogne sotto al palazzo imperiale, aver capito che era tutto un grosso malinteso, forse qualcuno ha cercato di fregarvi. Ah, ecco, non è proprio malinteso. Beh, all'inizio sembrava un malinteso, poi sembrava qualcos'altro. Il punto è che ve ne siete usciti e mentre tornavate verso la Torre dei Maghi per assicurarvi che il buon Ral non fosse stato contaminato dalla mutapietra, la Torre dei Maghi dell'Ordine Splendente esplosa in una palla di fuoco e una nube nera che hanno distrutto mezza Aldorf con i detriti, persone morenti per strada, quindi per la gioia di Alarico. Ecco. E mentre tornavate verso la taverna, Cutalion si è accorto che qualcuno di bizzarro e particolare stava guardando la scena. Avete cercato di seguirli, ma non li avete trovati. Avete trovato solo una catapecchia con un cane rabbioso e dei residui di mutapietra. Esatto. In questo momento Alarico è fuori a guardare il corvo disegnato sul muro. Barin è fermo davanti a una parete che fa... No, è il fumo, dai, almeno un po' di movimento per la fantasia. Ok.
E Cutalion è l'unico che sta facendo effettivamente qualcosa. Oh yes. Io mi... Intanto il corvo, scusa, il disegno del corvo, voglio solo dire che mi ha appena insegnato a leggere i sogni di Mor. Quindi vedi che non è che non serve a niente guardare i corvi a caso. Allora, io ho due domande, Claudio, avendo fatto l'avanzamento di carriera, è solo per sapere. I talenti precedenti restano? I talenti che sono tuoi, sì, quello del personaggio, quindi quello della carriera. Sì, quello rimane. Perché... Quello rimane se hai completato al 100% la carriera precedente. Ok, perfetto. E prendi anche quello nuovo. La stance? La stance no, tieni quella... Della carriera nuova. Sì, tu sei passato da boatman a navigator facendo avanti e indietro in un fiumiciattolo con una barchetta. Esatto. Ma perché io sono navigatore dentro. Perché hai visto i tizi, esatto. Ti sei accorto del pericolo. Io sono arguto dentro, anche se non mi ha consentito... Le carte. Fare queste cose. E quindi, scusa se ho interrotto la narrativa. Adesso torno sulla narrativa. Figurati. Io vorrei cercare, sai quel ragazzino sveglio tipo orfano di vicolo, mm-hmm. no? A cui a dare una moneta di rame e dargli un messaggio scritto veloce per il cacciatore di streghe che è fuori città nella sua taverna, per dirgli di venire lì perché c'è la muta pietra. Ok. E quindi magari lui sa qualcosa di sto corvo, di sto simbolo del corvo. Fammi un tiro di osservazione. Oh yeah, quindi 4 danni. Ti avvicino almeno. 3. Difficoltà? La difficoltà è 1 perché in realtà c'è un sacco di bambini che stanno in giro e che... 3 successi. Soprattutto grazie a tutto questo caos. 3 successi e 2 svantaggi. Ne stanno approfittando. Ne becchi uno, in realtà gli hai già fatto fare altre cose quando dovevi avvisare Pintus alla taverna. Ah no, quelli extra li tieni. Ah, li tengo. Ah, ok, allora basta. A posto. Lo prendi per la collottola. Ehi, che cazzo! Ah, Cotalion, sei tu? Sì. Sono io. Senti, ho un lavoretto per te. Non so se hai notato, ma c'è un po' di confusione in giro. Ne stavo approfittando. Se tu mi lasciassi andare, ho visto un paio di persone che hanno un borsello non troppo legato bene. Ok, ti lascio andare subito e vai pure a fare incetta di borselli non legati bene. Ho bisogno che tu mi faccia un favore, però. Ti do 2 monete di rame. È una cosa veloce, veloce, veloce. Come se ti stessi pagando il pasto. Lo deciderò io quanto è veloce, dimmi. Devi andare fuori città. A est, la prima taverna che incontri c'è un cacciatore di streghe. Devi portargli questo messaggio. Ok, si può fare. Lui ha capito e sa dove venire. Va bene. Rapido, rapido. 2 monete. Gli do il messaggio e le 2 monete. Okay. Si infila il messaggio in tasca. Vedi che si divincola un attimo per le strade. Si avvicina a uno dei tizi che effettivamente si stanno occupando dei feriti, quindi non stanno badando troppo al loro borsello, e glielo porta via. E poi si avventura verso l'esterno della città. Okay. Nel frattempo Barin, la tua polvere inizia un attimo a perdere di efficacia e inizia a riprendere coscienza e senso. Adesso io sto pensando di fare come Enrico e dico che sto facendo qua. Esatto. Dove sono? Sei davanti alla casa. Non ti ricordi quello che è successo col cane e la rabbia? Era un dove sono di Barin che fa. Ah, dove sono? Che ci faccio qui? Domanda, dove posso trovare Inspired? Come le condizioni? Sul base? No, o... le condizioni sono carte. Grazie. E faccio per cercare Cutalion. Vabbè, Cutalion è lì praticamente, okay. Di fianco a te, non si è allontanato molto. Ciao, bello addormentato, ti sei svegliato? Hai sbagliato con le carte e ci sono solo quelle negative. Mi sento solo un... E quindi ci ha sempre dato solo quelle negative. Dovrebbero esserci anche quelle positive. C'è scritto morte, distruzione, paura... Energizzata. Sono miste. Ah, mica, perché col sangue che cola... Scusate, c'è il sangue che cola sugli status. Energizzato! Vabbè, ok.
Ben svegliato? Non l'ho fatta tanto bene quell'ordigno. Avevo capito che il petardo era stato... improvvisato, mettiamo così. Allora, chi sei andato su, tu? Sì, è bene non tornarci. Ah, addirittura, che è successo? Ci sono dei residui di mutapietra e se non volete un tentacolo in mezzo al petto anche voi... No. Io sarei per l'idea di non andarci. Ho già mandato un ragazzino con un messaggio per il cacciatore di streghe che venga qui a isolare la zona. Prima di creare ulteriori problemi. Dobbiamo cercare di capire che diamine è quel corvo. Un segno? No. Infatti dicevo anch'io, ma non è... È un altro corvo. Che poi sia un segno di traverso che tu riesci a interpretare, ne sono sicuro. Abbiamo seguito il corvo, compagno Gutalion, e abbiamo trovato un corvo. Quale più armonia di questa? Sì, ma chi sono quelli? Il messaggio di Mor. Sì, e va benissimo. Sono felicissimo che il corvo ci porti in giro per la città. Evviva. Quello che ci serve però è capire chi sono questi signori che si tatuano il corvo addosso. Perché sono loro che stanno architettando tutto questo casino. Forse i cacciatori di streghe lo sanno? Sì, infatti l'ho mandato a chiamare, però nel frattempo, se voi sapete qualcosa, avete un ricordo di qualcosa, se no potremmo prendere gente a caso, sbattergli la faccia contro il muro e vedere cosa sa di questo corvo, però... Education? Provo a fare un tiro per vedere se me lo ricordo, se so qualcosa... No, più che altro scaldaggeri, perché è più una vita di strada, però ci puoi usare l'intelligenza. Ti aiuto. Va bene... Quindi... Vorrei aggiungere una regola ai punti fortuna del party. Okay. Li potete usare anche a raffica, nel senso non più di uno a persona. Però mi dovete raccontare perché essere nel gruppo vi sta aiutando. Se non vi viene in mente niente, sti cazzi, non usate il sembra una difficoltà. La difficoltà è 3. Uff. Io ho tanta fortuna con questi dadi viola. No, dai, poteva andare peggio. Tanto salutiamo Mario che si è reso conto che adesso inizieremo a produrre ancora più roba con SideQuest e quindi non riuscirà mai più a starci dietro. Ma dai, basta fare un po' di chilometri in macchina. No, basta mettere il velocità 1,5 sul tuo riproduttore di podcast, io faccio così in genere. Davvero? Sì, la vita diventa più veloce. Due successi e un vantaggio. Allora, questo corvo che avete trovato qua e là, più là che qua, però l'avete visto già due volte, il tatuaggio nelle fogne e il simbolo qua fuori. Sì. Per come è fatto, non ti sembra esattamente il segno di una gang locale. Perché tu conosci un po' i malfattori della zona, in particolare quelli di Aldorf, della zona vicino alla tua taverna, alla vostra taverna, e preferiscono dei nomi tipo... gli spacca ossa, insomma, per farti capire che sì, sono grossi e cattivi. Il corvo, per quanto sia un simbolo di presagi, di ti ricorda la morte, tutto quanto, non si addice più di tanto al modus operandi delle bande locali. Per cui, dato che già avevate provato a pensare a che cos'altro potesse essere, ti viene in mente appunto Mor. Però in genere anche Alarico, nel suo essere disperso nel suo mondo e ogni tanto essere un po' scarso nell'empatia verso le persone, non si mette a disegnare il corvo in una maniera così minacciosa. Ok. Questo vi lascia un altro paio di strade da seguire rispetto a quelle che avevate pensato all'inizio. Uno è effettivamente i contrabbandieri, che però quindi non sono una banda locale, sono una un'organizzazione che è esterna alla città e che probabilmente usa questa casa che avete trovato come magazzino o come deposito temporaneo, magari come rifugio. L'altro, che però vi fa rabbrividire, ti fa accapponare un po' la pelle,
ma ti sembra anche abbastanza plausibile. Come aveva spiegato Ral, i seguaci di Zench, il dio malevolo del caos e della magia, spesso, non sempre, però spesso usano il corvo come simbolo. Caos e magia, abbiamo trovato i quintali di pietra del caos. Sì. Avrò un brivido, ma quel brivido mi sembra un 2 più 2. Più sì. Probabile dei contrabbandieri che usano le pietre del caos. Io non c'è, io, sì, anche perché io non ce li vedo i contrabbandieri ad armare un casino del genere, cioè controproducente. No. Appunto. Aumenta il livello di allerta e quindi poi cosa ci fai? Cioè già il fatto di aver perso quel cunicolo dove anche tuo fratello lavoricchia. Ah! B. C e D anche. Di solito sono almeno 4 barili. Quindi, sì, effettivamente, no, 4 barili. Ah, scusi. Perché di solito li carico io, anche quando la buon'anima di Dal era vivo, faceva mai un cazzo. In effetti come secondo era una scelta sbagliata, quindi... Ne stiamo già dimigrando. Il destino mi è stato assolutamente favorevole. Ho capito come elabori la pelle. Ral, è tornato compagno Ral? No, Ral è sempre nella sua torre, probabilmente starà... Gli staranno dicendo che deve tornare alla taverna a finire l'apprendistato. Perché hanno trovato il contratto. Esatto. Quello è sopravvissuto all'esplosione. Esatto, è chiuso in una teca ignifuga. No, che... perché li tengono al piano basso quelli, perché effettivamente sì, chi se li caga. Esatto. Quindi... ho dimenticato quello che volevo dire, fa niente. Grazie Larico per il tuo contributo. Sempre utile. Beh, adesso non ci resta che capire che diamine fare. Le scelte sono difficili, in effetti. Attualmente non abbiamo molti indizi che ci permettono di andare avanti qui. Però, scusate, mettendo insieme i pezzi. Egon ci vuole fregare, ci ha fregato e va bene. Egon però proviene dallo stesso ordine di Alarico. Però non lo vedono più da tanto tempo. Allo stesso chi? Ordine no. Di Egon? No, lui è un mago, dell'ordine d'ametista. Ah, dell'ametista, scusami, hai ragione. Potremmo lui andare... utilizza i venti del caos, il suo potere non è puro come quello appunto. Che arriva da Mor. E se lui avesse istituito un nuovo ordine? Ancora più... Ma qualcuno è andato a chiedere maghi di ametista grigia? Non lo so. Qualcuno è andato a chiedere informazioni a questo ordine d'ametista? Se lui appartiene, ha detto di appartenere all'ordine d'ametista, qualcuno potrà pur conoscerlo. Sì, lo conoscono. No, non lo conoscono. No, dicono che ha lasciato l'ordine molto tempo fa. Appunto. Ok, ma bene, perché ha lasciato l'ordine? Perché era molto tempo fa. Oh, sì, ma per sapere magari se era sulla strada del pazzo, sulla strada del... No, voglio... sembrava... Stare a posto doveva essere verso la strada per... Non lo sappiamo, non magari c'è. Loro lo sanno. Avrà avuto cose da fare. Non chiediamo la spesa qui. Magari voleva fare una spesa incetta di pietra del caos e mi gliel'hanno bloccato, quindi lui se n'è andato. Non è male come idea. Visto non sappiamo niente di questa persona, proviamo ad andare a chiedere chi sia a loro diretti interessati a cui appartenevano, o a qualche cacciatore di streghe più informato, perché cavolo, nessuno di questi lo conosce. Eppure i cacciatori di streghe dovrebbero avere... Ragazzi, potrebbe anche essere che Egon sia un nome... Un nome sì, nome no, lo conoscono pochi. E alla magari si può essere... No, ok, all'ordine di ametista sì, ma magari in giro si è presentato anche con altri nomi. Noi questo non lo possiamo sapere. E possiamo però verificare. Almeno questo. Se gli facciamo dare una descrizione della persona prima che abbandonasse l'ordine. Sì. È una donna. Io una visitina all'ordine di ametista la farei. Non l'abbiamo già fatta? No, ci andrei con quel corvo in mano. L'abbiamo già fatta. Oh, non credo. Forse tuo fratello? Barin. Hilton.
Barry Nilton è bello. E qualcuno di voi sa di famosa. Qualcuno di voi sa sì. Qualcuno di voi sa disegnare? Beh, c'è la probabilità, visto che faccio ingegneria progetti, che Barry sappia disegnare, magari un po' legnoso con la mano, non artistico, ma... Puoi fare, secondo me, un tiro di fellowship, che in genere racchiude tutte le robe artistiche. Mm-hmm. E secondo... Education. O education... Sì, education o coordination anche, perché comunque disegnare. Mi va bene. Che ha sua agilità? Agilità. Fellowship. Quindi. Allora, puoi, se vuoi usare coordination, puoi anche usare agilità. Eh beh, non me lo faccio dire due volte. Coordinati. Mi coordino. Difficoltà? Allora, tu quante volte hai visto Egon? Una. Ok, la difficoltà è 3. E ci ho anche parlato. Ci hai parlato, allora fai 2 viola e 1 nero. Che è sfiga sì, ma non troppo. Igor, mi aiuti descrivendo, magari aiutando. Devo condividere. Perché abbiamo... Beh, direi che è andata abbastanza bene. No, questo mi sembra che fosse così. Sì. Sì, ci metti un po', però viene un ritratto abbastanza, anzi, molto accurato di Mastro Igor. Se successi un vantaggio, però... Disegno anche il corvo, già che ci sei, così. Vabbè, era incluso che facevo sia il disegno di Egon che del corvo, che stessiamo lì. Me la ci portiamo delle prove. Sì, che il vantaggio è tranquillamente... Anzi, il disegno del corvo riesce anche a fare proprio... mettendo il foglio di carta sull'incisione che è stata fatta del corvo sullo okay. Stipite, fai una copia esatta col carboncino. Un disegno di Mor... Forse. E inizia a ridere da solo come un cretino nell'angolo. Forse di Mor. Ma questo è un effetto del sale di o no? Segno. Rallo non era così. Neanche tu eri così. No. Va bene. Faccio così con... No, non fanno così. Enrico come Obelix è caduto nei tuoi sali quando era piccolo. Esatto. L'hanno farinato bene. Esatto, ogni tanto ci riprova, ma... Era una persona molto sveglia. Infatti a lui non gli fanno niente, è immune. Vabbè, direi che a questo punto... Ah, visto che ho carboncino e pergamena in mano... Alan... Faccio un disegno di gruppo. No. Una foto, un selfie... Sì, con le pergamene sulle facce. Esatto. Chiedo all'Arico di, e anche a te se mi aiuti, Plutarion, di ricordare le parole che ha detto mentre andavamo verso questa casa. Chi? Tu. Perché avevi detto qualcosa, se non sbaglio, durante la tua visione. Sì, perché aveva avuto una visione. E... Non lo capita spesso. Sì, ma era una visione più... Anche questa potrebbe essere una visione. Gli tiro un buffetto sulla faccia. Le visioni ti fanno questo di solito? A volte. Claudio, aiutami a montare i suggerimenti. Sarei andato lì con la risposta uguale, ma quelle parole erano perfette. Cerca di concentrarti. Mm-hmm. Ripensa a quando ti ho preso il braccio. Vado a bere una birra. Che quando si concentra lui. No, lo so. Ma mi sembra che abbia detto una cosa importante. Una cosa che non aveva senso, ma che in una parte ce l'aveva. Ti ho preso il braccio. Il sogno. Sì. Cosa hai seguito? Il corvo. Il corvo che volava. I corvi volano. Nel cielo, giusto? Sì, ma è difficile volare per terra. È vero. Compagno Barin. Non c'era il fumo? E cosa c'era nel cielo oltre al corvo? Un nuvole. E poi? C'erano altri corvi che non ho visto? No. Hai parlato di qualcosa, di un... Ah, il sole, sì, il ecco. Sole. Non era... Era... un po' più spento. Non era un sole normale quello che hai descritto. Cos'è? No, era un sole, uno spicchio, un quinto forse.
Era... Io comincio a fare un disegno. Era illuminato, il resto era annerito. E faccio varie sezioni. Oh sì, no, annerendo. questo è più nero. Questo esatto, è più nero. Col carboncino nero così. Diminuisco la sezione finché non arrivo e c'era un quarto. E c'era un'ombra in mezzo che divideva a metà la parte che si vedeva. Beh, visto che andiamo da maghi da ametista, magari possono interpretare questa sua visione. O al tempio. Sì. Non vorrei andarci, ma di modo. Ci sono altri templi in città. Perché non vorresti andare al tempio di Mor? Non è necessario. Il tempio di Mor. Perché ecco dove ci vai a andare? Che culo. Porta veramente che ci vai quando hai le gambe avanti? Oh, ma devo andare a prendere il mio ordine. Io... L'intero ordine devi andare a prendere. Oh sì, non so... Oggi? Tu o avevi ieri. Detto. Tu avevi detto. No, esatto. Tu l'hai detto. Oggi? Non è tuo cazzo. Primo era... tipo podcast. Io pensavo... Forse di... era oggi. O forse l'ho visto in un sogno, fa niente, compagno Balin. Balin. Io il tempio di Mor pensavo di visitarlo almeno fra 40 anni, però. Anch'io, per quello. Oh no, detto. Porta fortuna. Ah, tantissima, guarda. Mi sento pervaso dalla fortuna tutte le volte che lo vedo. Hai mai sentito? Oh no, beh sì, muoiono in molti al tempio di Mor. Comunque, io ti voglio sulla mia nave. Sappilo. perché dove passi tu... I pirati ti schivano. Non cresce più l'erba. Beh, siamo in nave, è difficile che cresca l'erba, compagno Cutale. Perfetto, quindi vedi che il destino dice che devi venire. Soffro di mare, però. Ti prepara dei sali lui. Oh, mi hanno provato una volta, non mi hanno fatto alcun effetto. Stai la crema, come dici tu. Beh, quindi riposeremo qui? Ah no, il tempio! Devo andare a prendere... Anche perché qui è in mezzo a una strada. Esatto, devo... Oggi è il giorno in cui devo andare a prendere il... come si chiamano? Beh, andiamo alla barca intanto, poi te lo ricordi. E intanto ci muoviamo, perché sennò vabbè, facciamo... Beh, io prendo un pezzettino... I voti! I voti a rendere. Sì, prendo un pezzettino di carta, ci scrivo siamo andati al tempio di Mor. Ci sputo sopra e lo sbatto sulla porta. Ah, cadere. Funziona anche quello, compagno Cutaglio. Funziona sempre. Di solito usano i pugnali. No, ma lo sputacchio di elfo è infallibile da questo punto di vista. È più cazzo ci avete sulla lingua, che schifo. Interessante. Che cosa o chi? Perché? Esatto. Comunque, riprendete la zattera. La zattera. Barca è una parola estremamente forte. Esatto. E la porti fino al punto più vicino dove puoi raggiungere il tempio di Mor. Che è dove c'è anche l'ordine d'ametista, perché ricordiamo che sta tutto nel cimitero. Appunto. Esatto. Si litigano il cimitero. No, questo morto è mio! Esatto. No, perché a quanto pare i chierici di Mor possono distruggere i non morti, fare tutte le cose con i non morti, ma non farli entrare. Perché quello è un incantesimo specifico dei maghi di ametista. Quindi se non ce li avete lì... Potrebbe venire distrutto, invaso dai morti, perché okay. Sì, li possono distruggere, però invece i maghi di ametista possono dire no, voi qui non passate. Mi sembra giusto, no? Vabbè, il dio che odia i non morti e le forze del caos. C'è una joint venture praticamente. Sì, che a me dà fastidio. C'è una lunghissima coda per entrare al tempio in questo momento. Permesso. Anche perché comunque, anche con la nave, per quanto sia più veloce che andare per strada, ormai anche le acque si sono riempite di barche, barchettine. Vabbè, ma noi non siamo alla ricomprua. Faccio permesso. C'è un sacco di gente che ti prende per la tunica e ti trattiene. Oh, la prego, mio figlio era ancora giovane, non era giusto che morisse. Era il suo tempo, si vede. Almeno che Mor lo benedica. Oh, ma certamente lo avete qui? Sì, e c'è un carrettino dietro, tolgono... Oh, certamente, mi chino il caso, cioè, che la tua anima possa andare a Mor. Anche mio figlio, mia moglie, mio marito, oh, certo. Mio nonno. Ora portatelo via che è solo un sacco di carne. Una puntata di benedizione. Dice ora per piacere portatelo via perché c'è molta gente che ha bisogno. Esatto. E ormai vostro figlio è un sacco di carne inutile. Eccolo là. Una parola di conforto non si nega mai a nessuno. Alarico è un cartone di conforto. Esatto. Alarico è famoso per le sue parole. C'è la gente che vuole che benedica il loro bambino. In realtà, nonostante tutto, sì. Okay. Perché per quanto tu sia un pezzo di merda, sei no, tu no, sempre un no. Io poi ai bambini mi avvicino quando sono ancora da trapassare.
È brutta adesso, sì. Esatto. Molto brutta. E sono morti, no. Non si possono muovere. Ho pensato uno spiedo. Ecco, e qua... No, gli metto una mano sulla testa in modo confortevole, sorride, scende anche magari una lacrimuccia per il bambino e poi nel momento in cui gli fa l'estrema unzione toglie la mano abbastanza schifato, come se ormai fosse una cosa carne da buttare via. Ok. Finché non mi trascino loro via, io sto lì tutto il tempo. No, no, io trascino via. Cerco nella borsa. Oh, sì, e ne metti con una distanza. Ho finito la polvere bianca. Vieni qua. Ci mettete appunto un po' ad attraversare la coda, perché lui viene trattenuto a destra e a manca, e ciò che manca manca, lo sappiamo. Però una volta entrati, vedete che ci sono diversi chierici che si stanno adoperando che si stanno adoperando all'interno del cimitero. Non vedete nessun mago dell'ordine di Ametista, che probabilmente non sanno nemmeno che è esploso. E no, saranno rimpiattati, come vederli. E uno di questi chierici si avvicina ad Alarico e gli fa: Alarico, dove eri finito? Abbiamo avuto bisogno di te e tu non c'eri. Mor non ti ha dato un segno che era il momento di tornare al cimitero? Certo, no, in realtà, compagno, si chiama? Herbert. Fratello Herbert, il Mor mi ha mandato dei segni, è anche un sogno, ma andavano dall'altra parte della città e il segno mi ha portato alla torre che è esplosa, se non è un segno di Mor quello. Beh, spero che tu abbia fatto il tuo dovere anche là. Beh, certamente. E adesso, allora, perché sei tornato? I miei compagni avevano bisogno di fare alcune domande a qualche funzionario dell'ordine di Ametista. E in più credo che oggi fosse il giorno in cui devo prendere i voti, ma forse mi sbaglio. Temo che questo non sia il momento adatto per parlare di queste cose, ne riparleremo più avanti. Oh sì, vedo che siete indaffarati. Anzi, se tu potessi darci una mano. Ho già fatto. Sì sì, ha provveduto durante la strada. Purtroppo affari pressanti per conto di Mor stesso ci portano questi lavori. Se Mor ti ha portato qui in questo momento, forse è perché vuole che tu dia una mano a noi prima di aiutare i tuoi compagni, che sono sicuro saranno in grado di parlare. Compagno Herbert, fratello Herbert, non credo che voi possiate interpretare i sogni di Mor meglio di me. D'altra parte siete sempre stato abbastanza banale nelle vostre interpretazioni. Non riuscite a vedere la grandiosità. Senti com'è, sta ungendo le ruote favorendo il dialogo. Che miseria. Con i suoi fratelli lui si considera un prescelto. Strano che un personaggio di Roberto si consideri un prescelto. C'ho i sogni di Mor. Sarà là. Cazzo. Come quasi tutti i chierici di Mor. Non nessuno è forte quanto me. Ecco appunto. Non fratello Herbert. Che ti guarda e ti dice... Non ha creatività nell'interpretazione. Usa il manuale lui. Va bene, Alarico, va bene. Spero che Mor ti indichi la strada verso... Ora capisci che non è stato Mor. Verso il buon senso e... E spero che il suo sguardo non sia su di te quest'oggi. Mentre è così vicino. Anch'io lo spero per te, nonostante tutto. Signori. Fa un inchino. Buongiorno. Poverino, dovete capirlo. Non è uno dei più svegli. Sì. Il problema è, adesso che siamo riusciti a fare terra bruciata proprio tutto intorno a noi. No, solo la torre è bruciata. Ah, sì. Come... Infatti io sono lì. Otteniamo le informazioni che ci servono. Beh, non dovevate parlare con un mago dell'ordine di Ametista? Fratello Herbert è tutto meno che un mago. Siccome qui mi sembra che tu possa avere un po' da fare. Vai. Oh no, sono libero. Ah, sei libero? Mor mi ha dato un segno. Uno dei tuoi segni si sta immaginando che Mor faccia la money shower con le anime che gli stai mandando. Addirittura. È una visione che hai per un attimo. Ma difatti in realtà i segni che mi dà non servono a nulla per la campagna, per la salvezza dell'imperatore. Sono solo dove ci sono un sacco di morti. Perché giustamente Mor mi manda i sogni. Non fa una piega. Tutta vabbè, a questo punto direi di saltare il confine del cimitero e passare dall'altra parte. Non dobbiamo parlare con i maghi? Sì, di Ametista.
Quindi, sono qui? Sì, nel cimitero. Sì, nel senso... I cimiteri non hanno confini. Nel senso usciamo dal tempio, Alarico! Quelli sepolti qui sotto sono solo patetici sacchi di carne in putrefazione. Io un po', ma te l'apprendistato l'hai fatto da un macellaio prima di venire da mio fratello. Che vedi sacchi di carne. No, l'ha fatto direttamente da tuo fratello. No, beh, oddio. So che è tradizione, ma non ne vedo il senso in fondo. Serve solo per placare gli animi di persone che ormai non hanno alcuna utilità. I parenti, intendo, del deceduto. Perché mi ci metto a parlare? Senti, Cutarion, andiamo noi due, lui ci segue. Sì, andiamo. Oh, certo. Io uscendo benedico uno a caso. Gli faccio un segno. A un morto? Sì. Ralga vi ha raccontato che la torre, tra virgolette, dei maghi di Ametista è una cripta che si trova sotto terra. Anche dopo che lui ha benedetto il tizio, io ripasso, gli faccio la benedizione e faccio l'occhiolino tipo al genitore, a chiunque se ne di fianco. Se la, è così, ma lascia, adesso è a posto. E senti, cia-ching! Tra l'altro io stavo gonfiato di favore. Trovate la cripta che non è particolarmente nascosta, è abbastanza riconoscibile perché c'è un rosone all'ingresso diviso in 8 parti. Mm-hmm. Al centro c'è una grossa pietra di ametista. Ok, inconfondibile. A prova di scemo. Esce un vento freddo e abbastanza fastidioso da questa cripta, che però non puzza di stantio o di chiuso o di cadavere. Anzi, non ha nessun odore. Sembra completamente asettica. L'ospedale. Il cunicolo che vedete in fondo alle scale che vi porta all'ospedale è l'obitorio. È abbastanza lungo e illuminato solo da poche torce abbastanza distanti tra loro. La luce è molto fioca, ma in fondo vedete che sembra esserci una specie di studiolo più illuminato. Ok. Io ho già parlato con loro l'altra volta, forse conviene che facciate voi le domande opportune. Sì. Anche se la risposta sarà la stessa. Prego, tu che sei la mano disegnante. Vabbè, ho disegnato, in caso... Arrivate in fondo, quindi, al corridoio, in questo studiolo, e c'è un mago che è girato, vi sta dando le spalle. Effettivamente, qua dentro, adesso... Nonostante anche fuori ci siano persone che urlano, si stracciano le vesti, benedizioni, non si sente niente. Nulla, se non i rumori che state facendo voi camminando. Ma abbiamo sceso scale? Sì, una piccola rampa di scale, ma non lunghissima, da dire, sono 60 metri sottoterra e non si sente niente. Sarete 6 metri sottoterra al massimissimo. Comunque non ci sono porte, non è chiusa la cosa, quindi almeno il rumore dovrebbe entrare dal cimitero che è lì davanti. E invece non si sente nulla da fuori. Buongiorno. Il mago sta leggendo un libro, guardando, dandovi più o meno le spalle. Chiude il libro, si gira. Buongiorno. È un tizio sulla quarantina, abbastanza scarno. Le vesti assomigliano molto molto a quelle di Igon, effettivamente sono completamente viola, hanno il bordino dorato, vedete che sono delle falci che formano una specie di greca sul bordo. Ti capiò la drammetista. E a proposito di falce, c'è una grossa falce appoggiata al muro di fianco a dove sta leggendo il libro questo tizio. Io faccio un cenno con il capo e mi tengo più indietro. Ordine, no. Cosa posso fare per voi oggi? Ah, spero che ci possa aiutare, in effetti. Abbiamo un piccolo mistero, anche più di uno, da risolvere, se ha tempo a disposizione. Ho tutto il tempo che mi è stato concesso su questa terra. Cercheremo di rubare. Spero di non averne possibile. Altro dopo la mia morte. Vabbè, abbiamo avuto un incontro con una certa persona che si chiama Igon. Solo che
si è presentato come mago dell'ordine ametista, ex mago dell'ordine ametista, non si è ben capito la sua figura di questa persona. Avete conoscenza, registri? Siete la seconda persona, o terza, che viene a chiedere di lui in questa settimana? Ah, chi c'è stato prima di noi? Se posso chiedere, ovviamente. Indica il tizio dietro di voi, cioè Alarico. Sì. Purtroppo non è una fonte affidabile in quanto a memoria. Sì, ma il problema... Lui ci ha già raccontato quello che gli avete raccontato. Nel frattempo, però, sono successe un po' di cose in città. Mm-hmm. E noi, in quanto agenti dell'impero, sospettiamo che Egon sia dietro questa macchinazione. Quindi ci aspetteremmo un contributo. Dunque, di informazione. Dunque avete un'ordinanza dell'imperatore che vi impone, che impone all'ordine di ametista di collaborare con voi? No, ve lo stiamo chiedendo proprio per non dover... Quindi arrivare... non siete rappresentanti dell'impero e del suo bene? No, siamo rappresentanti dell'impero, ma siete prima abitanti di arrivare dell'impero, a forse. Mettere... E un elfo come lei non è nemmeno un abitante dell'impero, probabilmente. Ma non sono qui per giudicare. Sono qui solo per consegnarvi delle informazioni che il mio assistente si è così volontariamente offerto di cercare dopo che tre persone, compresi voi, sono venuti a chiedere di Egon. Ma non abbiamo nessun ordine perché siamo... Si gira e vi dà le spalle e si allontana in un corridoio. Mentre se ne sta andando io dico, beh, non so se è una bella persona. Se mi sente. Beh, potremmo provare a chiedere se qualcuno ha visto le due mutapietre che portava con sé Mastro Egon. Senti, alla fine di tutto quello là non è che gli dai una benedizione anche lui? Ma è ancora vivo. È per favorire. No, porta sfortuna. Ah, scusa. Torna dopo un paio di minuti, ha in mano un vaso. Lo appoggia sulla scrivania davanti a lui. Io lo guardo un po'. Cazzo è sta roba? Volevate Mastro Egon? Vi facendo con la mano indicando. È stato trasformato in un vaso? Credo che le sue ceneri siano all'interno del vaso. Oh, ha da più senso. Parecchio tempo ormai. Quanto? E allora chi è l'uomo che ha due qualche grosse mutapietre con sé? Anno? Due grosse mutapietre? Oh sì, trovate nelle fogne, una su un bastone. Grossa così, era in mano a un ratto grigio. E un'altra era un po' più piccola, più o meno così. Le abbiamo date a lui perché sapevamo che le avrebbe portate all'ordine. Si pinza la base del naso chiudendo un po' gli occhi. Tutto bene? Ah, due mutapietre. Avevo detto che portava sfortuna. Lo so. E voi avete consegnato due pietre a un mago che non conoscete? No, lo conosciamo, è Mastro Egon. No, questo è Mastro Egon, purtroppo per voi. Ma alla... Quando... Beh, vi si è presentato? No, è stato trovato morto 2 anni fa nella sua stanza. E chi lo conosceva? Ah, allora per forse identificare era qualcun altro. Il cadavere? Un altro mago dell'ametista più o meno... Io tutti quelli che abitavano in questa cripta quando lui è morto. Me compreso. Disegnino, io lo descrivo. Io tiro fuori il... C'è il suo disegno. Oh, esattamente come quello dove glielo ho descritto. Col lui tablet prende, pergamena. Lui prende il disegno. Non ho mai visto quest'uomo. Ah. Oh, allora forse non è Mastro Egon. Questo è la persona che si è identificata come Mastro Egon. Beh, è qualcuno che si sta spacciando per una persona che è morta. Riprendete. Beh, quindi il vostro disegno. Vorrei farle notare, non so se forse siete la persona più adatta a cui dirlo. Volevamo portare alla vostra attenzione che c'è qualcuno che si presenta come vostro membro che ha due grosse mutapietre. Ne sono conscio, grazie, me l'avete appena detto. Oh, bene, quindi beh, lasciamo a voi. Noi volevamo mettervi al corrente anche di un'altra cosa. Questa persona con le due mutapietre sta colpendo tutti gli ordini di magia della città. Oh, ma non è stato l'altro. Lui. E avete delle prove a proposito? Beh, i quattro... Beh, sono porti un sacco di maghi. Prove indiziarie, ma ci diciamo. Puntano a questa direzione. Cadaveri reali, però. Ah, cadaveri reali, questo glielo concedo. Metallo,
Basta, aria. È fumble, quindi basta. L'ordine grigio? Esatto. L'ordine dei maghi dorati, credo si chiami? Che è quello dei metalli. Ok. No, stiamo parlando del il fuoco. Fuoco. Sì, la torre dei maghi splendenti. Splendenti. Poi abbiamo, che altro abbiamo visto? Il mago celeste. Dell'ordine splendente celeste. Ci ha detto che a quanto pare uno dei maghi dell'ordine splendente ha dimenticato come si fa volare. Mi sembra abbastanza deludente da parte sua. Sono già quattro. È evidente che c'è un'offensiva contro la magia e quindi... Beh, volevamo avvisarvi, tutto qui. Vi ringrazio. Fate di questa informazione quello che vi pare. Quindi sono affari di maghi, immagino che ve ne occuperete voi. Noi ci occuperemo di ciò che riguarda il nostro ordine. E gli altri? Ogni ordine sceglie come approntare le proprie difese. Manderemo dei messaggi in modo che anche loro sappiano cosa sta succedendo e poi starà a loro. Mi sembra molto cortese. Grazie per l'aiuto. Ringrazio voi per queste valide informazioni. Nel caso doveste trovare questo Egon, mi fa un cenno proprio di disprezzo. Beh, non credo che sia vivo, avete detto che è nel vaso. No. Sappiatemi avvisare. Sì, parli e con me. Sarò in grado di ricompensarvi. Una domanda. Cosa si occupava Mastro Egon in vita? Ciò di cui ci occupiamo tutti, scoprire che cosa succede alle anime dopo la morte, perché alcune rimangono in questo mondo piuttosto che oltrepassare e arrivare nelle dimore di morte. Ma è state scaramucce, problemi con questa persona? Come è morto? Di vecchiaia. Mm-hmm. Nella sua stanza di notte mentre dormiva. E da giovane non assomigliava a quel ritratto? No, il buon Egon era stranamente paffuto e allegro per essere uno del nostro ordine. Non riesco a immaginarlo. Paffuto e allegro per loro potrebbe essere una persona normale. Esatto, un normopeso. Normale un vago, e depresso. Esatto, con un vago rossore sulle gote determinato anche dal fatto che si è schiaffeggiato dal suolo. Cioè. Anche e tu, è contagioso. No, questa è l'ultima domanda che vorrei farle. E tiro fuori il sole con un quarto che ancora non si è spento. Faccio. Oh. Secondo voi ha un qualche significato questa figura? Lui prende uno dei libri che ha nella libreria. Mor mi ha fatto vedere il sole in questo modo. Lo appoggia sulla scrivania che c'è in mezzo allo studiolo. Mm-hmm. E sulla copertina c'è una specie di sole con 8 spicchi disegnati. E il pursuit. I raggi del sole sembrano delle frecce che si allungano dal... Ah, ok, solo i raggi, non c'ha di spicchi colorati. Anche gli spicchi non sono colorati. Ha dei simboli, ogni spicchio ha all'interno un simbolo diverso. Oh no, non è proprio così, non è tutto scuro. Vede, questa parte qui è ancora illuminata. E io cerco di posizionarlo per come l'ha visto lui e per come l'ha descritto rispetto a questo simbolo, per capire... Quello spicchio a cosa corrisponde. Quello... Mettendolo di come... da come te l'ha descritto lui, per cui dal suo punto di vista sul cerchio che hai davanti a te. A volte i sogni di Mor sono specchiati, quindi vanno interpretati al contrario. No, interpretati a spicchi. È diventato un'arancia questo sogno. Sovrapponendolo rimangono 2 simboli e il mago si avvicina e ti dice: questi 2 simboli identificano l'ordine della vita e l'ordine della luce. L'ordine di Giada e bim bum bam. Quindi l'ordine di Giada e l'ordine? L'ordine della luce. Della luce, perfetto. Scusate, credevo avesse un nome secondario. Quindi i druidi? No. E come no? Quello di Giada non sono i druidi? Questo è quello. Ah, scusi. Che rappresenta gli animali. Questo rappresenta gli animali, la vita. No, scusi, giusto. Credo sia prioritario informare questi 2 ordini. Sì. Perché? Parliamo del corvo. Quelli non aneriti. E cosa vuol dire? Beh, facciamo 2 più 2. 4. Esatto. Quanti ordini sono stati... hanno subito un attacco? 4. Li vedi che sono aneriti? No, sono 6 quelli aneriti.
due non ne abbiamo a conoscenza. Uno di quelli anneriti è l'ordine di Ametista. Esatto, è quello che mi è rimasto. E infatti... Ma non credo che sia questa l'interpretazione. Beh, questa è la mia. Voi avete avuto recentemente... Come compagno Herbert. Se posso, è una domanda un po' personale per il vostro ordine. Avete avuto perdite, morti strane nel vostro ordine? Non più del solito. La più tutte insolita... le persone muoiono. Certo. Insight check su di lui. Eh? Per vedere se quando sta dicendo questo c'è un ghigno sotto di ha ha ha, la sto facendo sotto il naso a tutti, non mi fido più di questo. Addirittura. Cos'è Insight? Sarà willpower. Dovrebbe essere, sì. O saggezza e intuition. Sì. No, però intuition è su intelligenza. No, la fortuna del gruppo non c'è, però non c'ho neanche un bianco. Posso. Mi ricordo che avete tre punti, anzi vi do i tre punti di fortuna. Fortuna. Sì. Così ve li ricordate. 1, 2, 3. Ah. 1, 2, 3. Grazie. E 1, 2. Merci. 3. Difficoltà? Ah, la difficoltà è pari alla sua disciplina, quindi sono 4. Se cerchi altri viola sono qua. Adesso faccio cometa di Sigmar e tutti vuoti sui viola. No. Due, mamma mia. Due stelle del caos e uno svantaggio. Però. E io mi permetto di dire che statisticamente quelli lì sono peggio del Falbol. E quindi? Porta fortuna. E certamente stanno ascoltando qualcosa. Sì, anzi hai visto sicuramente dietro di lui... Una specie di ombra proiettata da lui sulla parete, come se un corvo ti stesse indicando lui. Bagno Cotalion, scusate un momento, continuate pure. Oh, sì, certo. E trascino Cotalion fuori. Dicevate qualcosa di un corvo? No, più che altro vi stavo chiedendo qual era la morte più insolita che avete avuto. La morte più insolita, qualcuno che si è ostinato a voler aiutare qualcuno della sua famiglia dimenticandosi che ormai non sono più nulla per noi. Esatto, è insolito per voi. Chi è questa persona? È insolito, sì. Beh, chi era? Era, giusto. Mastro Nicolai. Mastro Nicolai, un appartenente al vostro ordine, come è morto? Ucciso in un vicolo a coltellate, per una questione di poche monete di argento. Come dire, una morte quasi stupida. Stupida e disonorevole per un mago che custodisce la morte. Stupida. Non credo che esista una morte disonorevole. Presagio malvagio, compagno Cutalia, un presagio malvagio. Anche a me sta un po' sulle palle, sì. No, no, un segno. Il corvo l'ha indicato. Potrebbe avere qualcosa a che fare. Magari non è vero che Mastro Igon è morto. Sta mentendo. Ad ogni modo, quel corvo che mi avete fatto vedere su quel foglio insieme al ritratto di questo... Quale corvo? Nessun corvo, gli tolgo il foglio di mano a Bali. Igon rappresenta quasi certamente Zench. Come faccio a fare mentre lo ascolto? Perché tanto ormai l'ha visto. E lo guardo con lo sguardo sospettoso, proprio quello tipo da cartone animato. Dai, dividiscilo come quel lupo. Crack! Se mi fai rivedere la scena ti aiuto. Ma ti aiuto con un dado, Roberto. Ma scusa, non funzionerebbe. Non funzionerebbe, non è un... Lo so, ma era bello. Non è un animale, eh? Quello. Come dicevo, rappresenta certamente Zench. Se potete... Oh. Vabbè, quando potrete rivedere il disegno, vi accorgerete che... non è un corvo che vola verso destra come il corvo di Mor che porta le anime da questo mondo verso l'altro. È un corvo che gira verso. Dall'altra parte. Rappresenta il mutamento e ciò che non dovrebbe essere nel mondo. Il foglio. Inverti il foglio per far sembrare quello di Mor. No, questo è sicuramente di Mor. Sta mentendo. Il corvo sotto sopra. Igon a testa in giù. Perché vuoi confonderci?
Non ho nessuna intenzione di confondervi, siete voi che siete già confusi di vostro, evidentemente. Ma voi chierici di Mor spesso vi perdete nei sogni che il vostro dio vi manda. C'è qualcun altro che può assicurarci che quello sia compagno Egon? Siete liberi di entrare all'interno della cripta fino alle segrete e chiedere a chiunque voi vogliate. Credo proprio che lo farò. Prendo l'urna e inizio ad andare verso le segrete. Buona giornata. Lui riprende il libro, riapre. Starei attento al corvo. Io, se possibile, ci scambio qualche chiacchiera in più. Non se lo giri così. Che io faccio la baglia per Alarico dentro la cripta. Per scoprire di più e nel frattempo mi intrattengo, se posso, in quella che è la biblioteca lì. In realtà sembra più la reception. Sì, sì, vabbè, ma per studiare il più possibile riguardo a questo Zench. Insieme a lui per farmi dire il più possibile seguaci, pericoli, maghi che abilità hanno. Non sono particolarmente contento di parlare di uno dei poteri della rovina, ma capisco che voi siate degli ignoranti figli della pietra, quindi... Oh, lo sono e avrei premura di sapere contro chi mi vado a scontrare se questa situazione... Per vostra fortuna siete particolarmente resistenti alle sue lusinghe, alle sue macchinazioni, alle sue mutazioni. Oh. Lui è il signore di tutto ciò che muta e tutto ciò che cambia. I suoi schemi sono impenetrabili, i suoi maghi spesso fanno azioni che non comprendono. Chi sono i suoi seguaci? Chiunque potrebbe essere un suo seguace e non saperlo, oppure potrebbe essere qualcuno abbastanza folle da decidere di seguire i consigli di un demone. Forse non è nemmeno giusto chiamarlo demone, è qualcosa che trascende anche loro. E prendersi 2 chili così di pietra del caos da portarlo via in un panno, capito? Quella è la loro reliquia più sacra, è come... per un chierico di Mor trovare le bende in cui Mor ha sepolto il primo morto della storia. Ho capito. Pensavo di averle trovate su eBay, ma poi non erano vere. Hammer Bay. Sì, che bay. E io vado a chiedere un altro paio di persone. Prima di essere sempre sospettoso, riportare il vaso. Dammi, immagino che mi dicano tutti che è assolutamente Egon. E a te viene il sospetto. Sono tutti che d'accordo, sia... chiaro esatto, che sì, Claudio. Sai che su queste cose non mi devi. È chiaramente un complotto. Chiaramente, infatti, quando esco io faccio notare a Cutaglio. E infatti, adesso che ci pensi, nel sogno c'era una striscia di fumo che è una scia chimica. Verremo soprattutto accumulati dentro l'ordine di Ametisto. Compagno Cutaglio, se questo fosse veramente un complotto, torniamo indietro. Sento un complotto. Quale modo migliore se non essere di fianco al tempio del dio più grande, del dio con più lavoro da fare? Sì, anche Sigmar durante le sue battaglie ha molto da fare e preserva l'imperatore, però Mor ha un lavoro, è il lavoro più importante, diciamolo. Dovrei avvisare quelli del mio ordine. Vai. Mi metto una mano sulla spalla. Faccio. Sono contento che anche tu, compagno Cutaglio, la veda con me. Questo è un segno. Il giorno che ho visto le 2 lucciole volteggiare sul falò, ho capito che voi dovevate essere parte del gruppo che avrebbe portato la salvezza di questo mondo. E se il falò fosse stata la torre in fiamme? Chiaro. Giusto. Mi viene in mente adesso. Devo andare subito dal mio ordine. È vero. Allora dico, si allontana. E voi siete liberi appunto di girare nell'ala dormitorio della cripta, se volete. Tu hai seguito Alarico mentre andava a chiedere alle persone: ma questo è veramente Egon? E domande personali sul tizio di là. Mi sono divertito. Ci come volevo essere o forse no. L'avete mai sentito pronunciare il nome di divinità del caos nel privato? Ogni tanto porco Zencio. Allora io ti metto. Beh, se dice porco Slane, sì, sì, non avevo ascoltato, sì, perché io ti aggiorno del fatto che lui è andato ad avvisare il suo ordine che c'è un complotto universale nei confronti del della vita stessa. Esatto. Comunque, tanto è vero che uno degli ultimi che manca è l'ordine della vita.
Già. Vorrà pur dire qualcosa. Bene. E se è vera la cosa, perché quando uno ci deve dare, ti deve dare delle informazioni false, deve metterci un minimo di verità, no? Perché io sono intelligente. E quindi, quando ha fatto vedere gli ordini e tutto quanto, lui ha detto, sì, no, noi non abbiamo avuto nessun morto, ma in realtà probabilmente è lui che si è sostituito. Quindi, dove andiamo? Questa è una bella domanda. Se fossimo di più ci potremmo dividere, ma... Aspetta, non sappiamo dove andare in un posto e ti vuoi dividere per andare in due? Quale sarebbe il secondo? Beh, no, nei due ordini che sono emersi dal disegno. È fattibile in una giornata raggiungerli entrambi, mezza giornata, quanto ci vuole? Sono entrambi alto. Allora, per fortuna o per sfortuna, questo è ancora da capire, i due ordini che rimangono sono due di quelli più pubblici. Non sono come se fosse stato da cercare l'ordine dei druidi, sarebbe stato quasi impossibile perché non hanno una torre e ognuno vive per i fatti suoi nelle foreste. Figurati. Quindi impossibile. Quindi ucciderne uno è proprio una passeggiata. Ucciderne uno e non farsi scoprire è la cosa più facile del mondo, perché nessuno verrà mai a saperlo. L'ordine della vita e l'ordine della luce invece hanno delle torri facilmente identificabili, quindi trovarli è facile. E sì, li potete trovare ad Aldorf. Credo che questa sia una cosa un po' risaputa, quindi se non lo sapessi ti metto a parte l'ubicazione delle due torri. Dove andiamo prima? Allora, una è una piramide che si trova al margine del quartiere più ricco di Aldorf. E l'ordine si trova sotto questa piramide. Ok. Che però è una piramide abbastanza strana perché è fatto di un materiale traslucido. Questa è la luce, suppongo. Esatto. E... Riflette la luce in tutto il quartiere dove si trova il palazzo imperiale, quindi quello è il posto più facile da trovare. Ok, è un lampione in mezzo alla città. Esatto. Invece l'ordine di Giada, che rappresenta la vita, gli elementi e tutto il resto, è un po' più difficile da trovare, nel senso che non è... è un luogo pubblico, soprattutto la parte più esterna della torre, che è praticamente il giardino botanico dell'imperatore. Dove infatti ci sono svariati animali, piante, fontane, tutto quello che può essere interessante studiare per capire come la vita si è evoluta secondo il meno protetto degli dei. Il meno protetto vi pare sicuramente il giardino. Il giardino. La piramide comunque, per quanto sia evidente e luminosa, è nel quartiere l'imperatore, è il posto più vicino al quartiere, al palazzo imperiale, è comunque una piramide, quindi devi comunque buttare giù una piramide per entrare, c'è un solo ingresso. Sì, certo, più facile da difendere. Quello è sicuramente più facile da difendere. Il giardino, essendo anche parte pubblico, potrebbe esserci dentro chiunque. Direi che il ragionamento non fa una grinza. Direi che al momento quello che dovevano fare l'hanno fatto. Se dovevano allarmare le guardie, chi che sia, l'hanno sicuramente allarmate. Se dovessi scegliere un bersaglio, scegliere quello con le difese minori. Sì. A sto punto. Quindi andrei a avvertire prima loro, riportando le stesse evidenze che abbiamo mostrato. Andiamo. Magari, non lo so. Quel disegno l'ho fatto vedere forse a tutti per capire se qualcuno l'ha mai visto. Sì. Quindi proviamo a far vedere tutto quanto. Anche se un simpaticone si professa di un culto dell'ametista, poi... Sì, ma con noi si è professato del culto dell'ametista. Cioè, ha preso l'identità di un mago dell'ametista, ma noi non sappiamo se... Che... Io lo so, vedi, la terraferma è così. Il mare è tutto più semplice. Il cutaglio è già l'orticaria. Ma due ore che non sono in nave. Andiamo. Ora che è diventato navigatore. Esatto.
portando una zattera da A a B e da B ad A. Prenderei la zattera per andare a certo, così posso urlare due ordini in cagnesco. Va bene, andiamo al giardino. Vi recate, tornate verso il palazzo imperiale e recuperate il disperso. Dobbiamo proprio. Che stava già illustrando il suo disegno di difesa dal complotto internazionale. In realtà, dopo che probabilmente non mi ha ascoltato nessuno come al solito, sono andato in camera mia a pregare. Ok. Nella mia cella. Le strade si stanno un po' tranquillizzando rispetto a come erano quando siete arrivati qua. La torre sta ancora bruciando, però la gente per strada si è calmata e sta già iniziando a mormorare e a fare congetture su cosa sia successo alla torre. Le più gettonate sono in questo momento i maghi dell'ordine splendente, hanno esagerato e hanno cercato un nuovo modo per distruggere i nemici dell'impero. Ma gli è andato bene. Gli è sfuggita di mano. E quella è la più accreditata. Perfetto. La seconda più accreditata, però, è ovviamente che dei pelle verde abbiano fatto saltare in aria qualche cosa. Ah, okay. Attentato terroristico. È stato rivendicato. È stato rivendicato. Notoriamente grandi strateghi dell'attacco subdolo. Sì. Beh, i loro goblin sono famosi per i loro congegni. Per le loro incursioni, esatto. Sì, perfetto. E, arrivati al giardino che funge da torre dell'ordine di Giada, da fuori non sembra un granché. Il giardino è abbastanza grande e, essendo abbastanza vicino al palazzo imperiale, in questo preciso momento è anche pieno di guardie all'esterno. Ok. Infatti dentro vedete pochissima gente e le guardie all'ingresso fanno domande prima di far entrare, alcuni stanno perquisendo delle persone che stanno entrando. Okay. All'interno vedete che c'è solo un piccolo edificio che non sembra particolarmente spazioso o ricco, che è la torre a tutti gli effetti, quindi dove i maghi hanno le loro stanze, hanno il loro studio, la loro biblioteca. Vi avvicinate al giardino, le guardie vi si fanno... Aspetta. Abbiamo visto le guardie perquisiscono. Sì. Da quanto lontano ho visto questa cosa? Da una ventina di metri. Allora... Lascio la pistola, quella che non sono riuscito. No, ma io posso smuttare. Sì, sì, li ho smuttati tutti e due. Uno l'avevo rimontato e uno posto. E un errore. No, allora posso. Magari ecco, lascio la polverina bianca. No, è meglio. Polverina bianca quando perquisiscono è sempre una cattiva idea, a prescindere. Quindi... Non importa cosa sia. Esatto. Questo è anche zucchero a velo, ma... Esatto. Beh, quella la lascio, ecco. Vi avvicinate quindi? Sì, sì. Piano piano. Allungano le alabarde incrociandole in modo da impedirvi di passare. Che cosa volete all'ordine di Giada? Dobbiamo conferire, spero, con qualcuno che ci ascolti. Vi ascoltiamo, dite quello che dovete dire. Che cosa volete qua effettivamente? Con chi dovete parlare? Di cosa? E chi siete soprattutto? Allora, io mi presento. Anch'io. Mi chiamo Barin del clan Red Bear. Mai sentito. Ah, sì. Mio cugino aveva un Giant Slayer, un uccisore di giganti nella sua unità del vostro clan. Spero vi abbia servito bene. Sì, in quell'unica battaglia in cui è riuscito... A partecipare, sì. Ne sono fiero. Avremo delle premure. Ah, io sono qui con il mio amico Cutalion, che è un navigatore, e il fratello Alarico. Arachiri. Fratello Arachiri. Più o meno. Se lo ascolti abbastanza lungo, il risultato è quello. Potresti fare almeno seppuku. Addirittura rituale. Sì, sì.
Fratello Ararico del culto di Mor. Perdonate la frase fatta, ma che cosa vogliono un nano, un elfo e un uomo qua dentro, quindi? Aiutarvi a non subire la sorte della Torre dell'Ordine Splendente. Quindi voi sapete qualche cosa di quello che è successo? Abbiamo dei forti sospetti. Già. Vi devo chiedere allora di aspettare. Abbiamo delle concrete prove indiziarie. Vi chiedo solo di aspettare un attimo. Come no? Noi non chiediamo altro che essere ascoltati. Facenno all'altra guardia di mettersi più in mezzo per impedire alla gente di entrare e si allontana verso, non verso la torre, ma verso il palazzo imperiale. L'altro tizio intanto continua a fare domande a quelli che vogliono entrare, non fanno entrare quasi nessuno e i pochi che fanno entrare li stanno perquisendo abbastanza profonditamente. In tutto vedete entrare un paio di donne, che da come sono vestite potrebbero essere delle cheriche di Shalia che sono venute quindi a magari prendere delle erbe che possono servire a chi è stato Certo. ferito. E dopo una quindicina, ventina di minuti, la guardia torna. Insieme alla guardia c'è una donna che, da come vi sembra vestita e da come si impone sulla strada, è di grado più alto sicuramente della guardia. È comunque vestita anche lei con armatura, insegne imperiali, armata. E arriva da voi. Voi siete le persone che sanno che cosa è successo alla torre? Quelle che hanno sospetti su cosa sia successo. Sì, sospetti è la parola giusta. Il mio nome è Brunhild Geiss e sto coordinando le forze imperiali per capire che cosa è successo e cercare di portare sollievo alla popolazione. Se volete seguirmi. Credo che sia la persona giusta con cui vogliamo parlare. Sì. Vi Ci conduce facciamo a un portare. edificio lì vicino, fuori dalle mura del palazzo imperiale. È la tipica caserma di zona delle guardie, quindi un edificio a due piani, sotto c'è la parte comune, sopra sapete che in genere ci sono i dormitori. Vi porta in quello che pare essere il suo studio, che al momento è stato riempito con una mappa gigantesca di Aldorf. Vedete che ci sono diversi segni scritti recentemente, alcune pedine messe qua e là. Vi indica delle sedie, vedete che ce ne sono 5 o 6, come se avessero fatto più e più riunioni in questa sala. Vi facciano di sedervi. Ditemi quindi che cosa sapete e come lo sapete. Allora, farei in prosa perché sennò dovremmo riassumere un po' No, lungo. no, vai, vai. Ok. Allora, quello che sappiamo è successo negli ultimi 2 giorni, 3 giorni, quanto sono Sì, passati dalle più o vostre meno sì. incursioni con gli Skaven. Sì, più o meno sì. Tutto è cominciato nella taverna di mio fratello. Scaven. L'ho detto bene, Sì, giusto? Sì, Scaven. ok. Si sta prendendo degli appunti. Abbiamo trovato un buco nella cantina della taverna di suo fratello. Scusa se ti interrompo, No, ti naturalmente. lascio volentieri parola, non so che vedo in questo parte. Ci siamo avventurati seguendo questo buco e abbiamo incontrato dei cunicoli pieni di scaven e poi abbiamo incontrato un rattogre e un sacerdote grigio degli scaven, con consistenti carichi di mutapietre che sono state scaricate a un mago, in parte a un mago che si è spacciato per Mastro Igon dell'Ordine di Ametista, ma che abbiamo scoperto non essere possibile perché Igon è morto. Sapete dirmi il nome della taverna dove avete trovato questo buco, quindi? È la taverna di suo fratello che si chiama il Ragno Rancido, no? No, ma dammi il nome. Nessuno ha mai detto il nome della locanda. No! L'abbiamo sempre chiamata la locanda o la taverna. La taverna di Pintus. No, 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 no. Da Pintus. Il Noi è sempre boccale stata la taverna. Per noi è infuocato. sempre boccale la infuocato, taverna ma di al massimo è il Pintus. pitale infuocato quel posto.
Il boccale infuocato? Sì. Siete sicuri che sia quella, vero? Sì, sì, brutta così non ce n'è un'altra di mio fratello. Quindi avete avuto modo, voi siete tra le persone che hanno avuto modo di parlare con Mastro Clemens? Sì, perché una parte delle mutapietre le ha portate via lui. Sapete che cosa gli è successo? Sono 2 giorni che non ne abbiamo notizie. È uscito dalla taverna con le mutapietre e da quel momento non abbiamo più notizie neanche noi. Lui ha fatto una spedizione con noi nelle fogne e poi non c'è stata più notizia di lui. Io non l'ho incontrato, l'hanno incontrato loro, sono arrivato dopo. Io. Ha interrogato uno scaven dentro la taverna e poi, ottenute le informazioni che gli servivano, è uscito. Ok, proseguite. Va detto però che non era in buone condizioni. Quanto no, certo, ma è perché aveva i postumi del combattimento nelle fogne. Tant'è che alle guardie che sono venute abbiamo suggerito di iniziare a cercare attraverso ospedaletti o posti di cura, sì, perché era... Non era provato, però essendoci l'urgenza delle mutapietre è scappato di corsa. E questo è stato la questione degli scaven. Questo mago si è ripresentato e ci ha rimandato a cercare sempre di bloccare questa presunta invasione di Skaven e lì abbiamo incontrato una vostra pattuglia cappeggiata da... No, come cazzo si chiama? Tu ti ricordi come si chiamava il cacciatore di streghe che abbiamo incontrato, a cui abbiamo mandato un messaggio stamattina? Oh, no. Provo a fare un tiro di memoria. No, ve lo ricordate perché l'avete incontrato da poco voi. Era Olaf. Ah, Olaf, giusto. E poi abbiamo incontrato Mastro Olaf, che ha preso base fuori città. Gli ho mandato un messaggio per indicargli che quando c'è stata l'esplosione alla torre abbiamo notato dei tizi sospetti, li abbiamo seguiti fino al loro covo e in questo covo abbiamo trovato dei frammenti di mutapietra. E questo covo dove sarebbe? Gli descrivo il quartiere dove abbiamo trovato il covo, gli do l'indirizzo. Ho lasciato affisso alla porta un messaggio per Mastro Olaf, perché l'ho mandato immediatamente a chiamare. Dopodiché... Oltre a questo viene anche quello che è successo nelle fogne. Giusto. Perché la mutapietra, i frammenti di mutapietra non sono stati trovati solamente dentro questo edificio, ma anche nelle fogne dove abbiamo incontrato Mastro Olaf, in quanto un mago che noi supponiamo appartenga all'ordine grigio aveva dei frammenti di mutapietra in mano e stava conducendo degli esperimenti all'interno del cunicolo. E io tiro fuori diario e disegni di questi come prova. Dopodiché, andati via dal covo, abbiamo elaborato questo identikit del presunto Egon. Sì, là, e al covo abbiamo anche fatto un calco di questo disegno del corvo portato sulla porta. E esatto. Tiro fuori tutti questi. Esatto. Questo corvo che abbiamo trovato lì sul covo era tatuato anche sui corpi di 3 delle 6 guardie che si sono affrontate nel cunicolo dove abbiamo incontrato Mastro Olaf. E gli facciamo anche presente che il corvo è stato identificato da un mago dell'ordine d'ametista. Questa volta supponiamo sia un vero mago dell'ordine d'ametista, visto che siamo stati nella loro torre. È vero. Il nostro compagno ha delle riserve, ma forse è stata una visione di Morma interpretata. Non ci sono. Ok. E... nella testa lo senti. Pensiamo appartenga a una delle divinità del caos, questo simbolo, quindi ci siano dei suoi seguaci all'opera. Inoltre, mentre andavamo verso questo nascondiglio dove abbiamo trovato questi indizi, il nostro compagno, un fervente seguace di Mor, ha avuto una visione nel quale ha visto questo simbolo, e tiro fuori il sole oscurato con lo spicchio avanzato. E sempre con l'aiuto del mago d'ametista abbiamo intuito che i simboli ancora illuminati erano quelli appunto del vostro ordine e quel... Prego. Nessuno sono una guardia cittadina. È una guardia imperiale. Scusate. Avevo capito che era... Dell'ordine della luce e dell'ordine della vita. L'ordine della luce e della vita. Capisco. E quindi ci stavamo recando ai 2 ordini a cercare di avvertirli il più
velocemente possibile di alzare l'allerta interna, perché è evidente, seguendo la catena di omicidi di maghi che ci sono stati, che c'è un attacco agli ordini magici. Questa persona che mi state facendo vedere non è la prima volta che ci viene descritta. Ecco. Non siamo mai riusciti a prenderla e non siamo nemmeno sicuri di quale sia il suo vero nome, perché ci è stato presentato con molti e diversi nomi e titoli. A volte ci è stato presentato come il barone Schwan, a volte il Mastro Egon, altre volte era Froll il barcaiolo. Ogni volta una persona diversa ci riporta un nome diverso e una faccia leggermente diversa di questa persona. Muta il nome, è caos. Una voce di Mor. Vi ringrazio delle informazioni. Purtroppo al momento non ho nulla di effettivo su cui agire. Quindi vi chiedo di tenere gli occhi aperti. Se trovate Mastro Olaf e riuscite a coordinarvi con lui, sono certo che la Guardia Imperiale vi saprà ricompensare profumatamente per la consegna di questa persona, o meno profumatamente per informazioni su ciò che troverete. Ok. Quindi questo consideratelo un gesto di buone intenzioni. Parto con la mano, pa! E mette un sacchetto sul tavolo davanti a lei. E la barca si avvicina. Sì, l'abbiamo lasciata nel canale. Slegata, quindi sta andando. Si sta avvicinando. Quanto c'è dentro? Contali dopo. Allora, aprendo, vedi che sono tante monete d'argento. Oh, mi si stringe il cuore. Faccia conto che io sia un suo dipendente, gli dico. Se effettivamente siete interessati a guadagnare altri soldi da parte dell'imperatore, e se effettivamente avete già visto altre volte questo simbolo che nella vostra storia ricorre più e più volte, vi inviterei ad andare a fare qualche domanda come preferite. Vedete voi se più violenta o più... Beh, il metodo è circospetta. Ha una taverna che si trova un po' fuori da Aldorf, ma che secondo noi può essere coinvolta nei traffici della persona che ci avete descritto. Si chiama La Ruota Infranta. È una taverna di via che offre anche servizio di carovana. Ok, direi che ci piace. Alcune delle persone che ci hanno riportato informazioni su questa persona dicono di averlo visto lì più di una volta. Beh, direi che e a quanto pare gli piace frequentare taverne. Appunto, direi innanzitutto di coordinarci con Olaf, vedere se è arrivato a quel punto, non so cosa è scritto di preciso, poi direi di tornare alla taverna di mio fratello, perché c'è sempre la possibilità che questo menzognero si ripresenti alla taverna, magari con un'altra missione, e se non lo troviamo partiamo per la ruota infranta. Perfetto. Direi prima di battere su tutte le piste. Ok. Tornate qua con delle informazioni e ci saranno altri sacchi di monete per voi. Perfetto. Buona sono giornata. Buongiorno, grazie. Mi si mette a trascrivere alcune delle cose. Premunitevi di informare questi ordini. Sarà fatto il prima possibile. Non è bene quello che aleggia su questa città. Direi di no. Anche sotto, però, non è che si sta. Anche sotto basta, può aleggiare quanto sembra vuole. Sembra un panino la merda e la città è la merda. Tu, Alarico, dove sei? Sono a pregare nella mia cella. Ok. E a dare una mano al tempio se ci sono i tizi. Torniamo a prendere... Fammi pensare. Sì. Va bene.
Torniamo anche veloci, tu vedi veloci. Che dopo un paio anche d'ore anche perché io a Olaf avevo scritto andiamo al tempio di Mor, esatto. Quindi sì, sì, se sì. Arriva lo incrociamo lì. Dopo un paio d'ore anche al tempio la gente inizia ad arrivare un po' più lentamente. Io vado a pregare nella mia cella. Ok, vuoi fare qualcos'altro? Ok, dopo un po' che stai pregando, non sai esattamente quando, anche perché quando preghi sei ancora più nel tuo anche mondo. Perché chiaramente sto pregando sul fatto che i miei confratelli non mi capiscono che c'è un complotto di fianco a te, proprio lì lo sì, vedi sì, esatto. Dalla finestra della tua cella, è una cosa preoccupantissima. E, senti bussare sulla porta dopo un po'. Fratello Alarico? Avanti. Si apre la porta. È uno dei più recenti acquisti del Tempio di Mor. Non è ancora nemmeno un discepolo vero e proprio. O un iniziato. No. È ancora prima. Chirichetto. Praticamente sì. Preoccupare. Oh, fratello... Friedrich. Fratello Friedrich. Ben trovato. Ci sono delle persone che vi cercano. Non se ne può occupare qualcun altro? Cercano specificamente voi. Hanno fatto il vostro nome e quello dei vostri compagni. Credo che uno di loro sia un cacciatore di streghe dal cappello. Nessun mago di ametista? Beh, no. Oh, grazie, fratello Frederick. Andrò subito. Mi alzo. Prendo il licenziare mazza. E esco. Non dovrebbe essere lasciata una persona del genere. No, no, no. Non l'ho mai usata come arma. Per fortuna. Il però giorno, la volta il giorno che in cui gira... comincerai saranno dolori di panza. Appena mi alzo la forza. Anche perché c'è un potere di Sigma che puoi usare solo con una mazza o un martello. Ah, quindi. Esce ed effettivamente c'è Olaf, il cacciatore di streghe che avete trovato nei cunicoli. Mastro Olaf. Sono tornato non appena ho ricevuto il vostro messaggio. Avete ricevuto un messaggio di Mor? No, un vostro messaggio. Non ho mai mandato un messaggio a voi. E se non sei stato tu, sarà stato... Oh, possibile, uno forse degli altri tre. Compagno Cutaio non so se sa scrivere. Beh, il mago saprà scrivere. Oh, beh, lui è un po' indisposto al momento. Beh, meglio se non ci sono maghi è meglio. Sempre oh, meglio se non ci sì, sono. Sì, è vero, sono completamente d'accordo. Beh, ditemi allora che cosa avete scoperto. Quando? Ho trovato l'amico per il complotto. Mi avete chiamato dicendo abbiamo... Ma io non vi ho chiamato. Addio. Se sarà stato il mio compagno dovrebbero... Forse sono in taverna, la taverna del nano. Si chiama... Come si chiama la taverna del nano? Sono 3 anni che ci vado. È la taverna del nano. Qualcosa in fuoco. Il pitale in fuoco. Qualcosa con il pitone. Il pitone. Quello sembra un nuovo altro locale. È un bordello lì di fianco. Infatti. Il pitone infuocato. È infiammato. Quello è infiammato. Non puoi schifo. Questo è metà. Questo è... Beh, chiaramente. Che domande. Se volete posso... Non posso fare niente in realtà. Possiamo aspettarli insieme. Credo che andrò verso la taverna a cercarle. Oh, vi accompagno. Magari hanno novità sul tradimento dei maghi di ametista. Cosa avete detto? Ti posso dare del tu? Oh, quello che vuoi, mi sembra più opportuno, Mastrola. Certo, padre. Il problema è che penso... Ho avuto un segno d'amor. Penso che uno dei maghi di ametista non la conti giusta. Voi siete cacciatori di streghe, giusto? Assolutamente. Casomai vi avanzasse qualche uomo per andare a dare un occhio, anche perché dopo quello che è successo questo è un luogo molto trafficato. Qual è il luogo migliore per nascondersi forze del caos mentre andiamo? Mi premurerò di fare qualche domanda. Lo prenderò come un favore personale, vi ringrazio. Mentre andiamo verso la taverna del vostro amico pitone infiammato. Sì, raccontatemi meglio di questo mago dell'ametista che partecipa a questo complotto. Oh beh,
Noi ci eravamo fidati prima di un mago dell'ametista di nome Egon. Sì, questo me l'avete detto. Lo guardo sospettoso. Interessato a Egon in questo momento? Voglio vedere se me la conta giusta. Mi sembra me la conti giusta? Sì. Ok. Andiamo alla grande. Perché mi avete già raccontato un'ora. No, magari non è lui. Ah, ok. Per quello dico. Ok, ok. Scusate, che ultimamente a quanto pare siamo stati ingannati da un mago, uno che si fingeva un mago dell'ametista. A cui ne abbiamo parlato un'ora pietre. Fa. Oh sì, abbiamo la certezza. Un'ora e mezza, abbiamo via. La quasi certezza che sia morto, almeno i maghi dell'ametista ce l'hanno presentato come morto, facendoci vedere un'urna funeraria. Ma io non mi fido tanto di quel mago dell'ametista. Secondo me è tutto un... come si dice? Complotto. Magari solo lui, eh? Però anche le risposte degli altri non mi sono piaciute. Forse Egon è morto davvero e lui sta solo cercando di infiltrarsi nell'ordine. Non lo so, non è proprio il mio lavoro, a meno che Mor non me lo faccia apparire in sogno la risposta. Comunque, cosa volevate sapere? Dove si trova la taverna del vostro amico? Questo... Oh, in fondo a questa strada. Per fortuna è vicina. C'è altro che volete sapere? C'è già l'esaurimento. No, credo che aspetterò di fare le domande ai vostri compagni. Oh, abbiamo trovato un corvo. Un corvo? Un altro? In una casa dove c'era un grosso lupo e delle figure sospette. Siamo entrati e dentro c'era questo corvo che il mago dell'ametista diceva essere un simbolo del... come si chiama? Qual è il nome? Quello... Il mutatore delle vie. Ok. Il simbolo del mutatore delle vie. Ma non ne sono certo, perché se lo vede, se lo gira e lo gira dall'altra parte, è il segno di Mor. Sì. Oh, evidentemente. Abbiamo trovato questo segno e poi qualcos'altro che forse il compagno Cutalion potrà dirvi con più certezza di cosa si tratta. Ok. Nel frattempo, a voi com'è andata? Arrivate anche alla locanda. Lui ti racconta che in realtà uscire dalla città è stato più difficile di quanto sembrasse, perché andavano controcorrente rispetto a dove andava il resto della gente. Vabbè, abbiamo avuto molte visite al tempio. Ah beh, immagino, in tempi come questi. E il vostro amico compagno mago? Oh, compagno Ral è tornato alla torre dopo essere stato... Ah, voi l'avevate messo con quella... cosa sulla bocca. Sì. Ah, ora mi ricordo di voi. Beh, meglio tardi che mai. Quindi tu hai raccontato tutto a uno di cui non ti ricordavi un cazzo. Lui sembrava conoscermi. Noi ci vediamo, ma mai ti dici qualcosa, per l'amor di un Dio. Sì, penso che sia tornato alla torre. Io credo che sia stato... il suo capo a farsi saltare in aria. Aveva preso sotto gamba la minaccia degli Skaven. Secondo me è una punizione. Possibile, non è mai da escludere con questi maghi. E poi chi fa affidamento ai venti del caos di solito si cerca lo sguardo di Mor. Su questo avete assolutamente ragione. Oh, ma siamo arrivati, è questa la locanda. Ah, perfetto. Hai il boccale infuocato. Non l'ho mai capito. Credo che sia una cosa nanica. Strane creature. Voi siete già arrivati o siete ancora in giro? Secondo me siete ancora in giro tra una cosa. No, perché noi passavamo prima all'ordine di Mor, quindi... Io provo a aprire la porta che è chiusa, immagino. Sì. E mi siedo sulle scale davanti. Non avete la chiave, quindi? No, non credo. Vediamo se mi ricordo di avere la chiave. No, se ho la chiave, se mi ricordo di avere la chiave. Ce l'ho la chiave. No. E i vostri compagni dunque non sono qua. Guarda, prova a guardare dalla stanno arrivati, stavano andando ad avvisare, credo, uno o due degli ordini dei maghi sopravvissuti. In quanto Mor mi ha dato un segno che a quanto pare è stato interpretato, non ne sono convintissimo, ma come se fosse l'ordine dei maghi che piano piano va cancellandosi. Anche se sul libro era tutto cancellato, quindi non capisco il senso, ma... Vabbè, non c'è magari un ingresso sul retro? Posso offrirvi qualcosa da bere? Tiro fuori la chiave, apro la porta. Entro. Lui si pinza la base anche del... lui. È un gesto tipico qua ad Arthur.
soprattutto per me sì, lo vedo un sacco di volte, però in modo, e gli offro da bere quello che vuole, anche da mangiare, quello che gli fa, può andare in giro come fosse casa sua. Dopo un po' arrivate anche voi, vedete che Olaf sta è provato, sta tracannando molto velocemente della birra. Ah, siete arrivati finalmente. Oh, posso portarvi qualcosa da bere? No, grazie. Sì, un'altra birra, per favore. Oh, certo. C'è anche dello sherry. Sì, sì, anche quello. Torno subito e vado di sotto a prendere lo sherry. Mastro Olaf, mi dispiace molto. Ogni giorno così. E senza alcol, penso che riusciamo a sopportarlo. Siete più abili di quanto pensassi. Aiuta. Consideratelo un addestramento. La mia disciplina ne uscirà rinvigorita o uscirò io completamente pazzo. E per te secondo me la cosa più problematica è che posso scagliare comete. Esatto. Perché per il resto dici ok. Così, esatto, il problema è che scaglia comete quando non lo vedi. Cosa avete scoperto da farmi richiamare così poco dopo che ci siamo lasciati? Ok, gli rivomitiamo tutto quanto da capo. Intanto ti porto lo sherry. E gli facciamo, no, naturalmente anche menzione dell'incontro con Brunhild, quindi... Chi? Bella donna, vero? Un diciamo... po' marziale, ma robusta. Sì, 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 devo dire di sì. Chi è? Il capo delle guardie imperiali. Esatto. Oh. Mentre loro ci abbattano, posso dare un'occhiata a giro se nessuno ha mosso niente, fatto niente. Se mio fratello fosse tornato, ha lasciato un bigliettino. Ha segato qualcun altro nello scantinato. No, c'è una testa sul. No, però ci sono altre tre vasche da bagno. Mi metto le pistole al suo posto. Da svuotare. Diamo le guardie e lo denunci. Oh, guarda qua, ho trovato il vostro tipo. Fai una prova di... Poi chiedono a me, tiro tipo 6 fallimenti, faccio ma no, ma è lui Pintus. Esatto, così arrestato su. Faccio fellowship charm, mi credono e ti arrestano. Direi di no. Fai un tiro di osservare, che è su intelligenza. Anche perché questo piano agghiacciante potrebbe funzionare. Con i nostri tiri. Perché no. La spiga ci vede benissimo. No, lo so adesso che è il fratello. È solo quando ci pensa che non lo sa. No, no, perché Alarico 90% c'è, 10% ci fa. Dunque, sì, certo, è chiaro, giusto. Diciamo che di solito 50-50, lui è 90 e 10. 90% c'è, 10% ci okay, fa. Va bene. Beh. Tutto sommato bene. Beh. Insomma. Ti prendi il tempo che serve, sì, anche sì, perché tanto lui sta raccontando. Appunto, di nuovo tutto, conosco tutta la solfa. Sei sicuro che nessuno sia entrato qua? E noti però che qualcuno ha cercato di forzare l'ingresso sul retro. Ah, e mio fratello le chiavi del retro ce l'ha. Beh sì, dopo l'ultima volta per forza. Mi è scappato da lì. Appunto. Vado un attimo nel retro. Ma da solo Olaf? Sì. Adesso che mi ricordo chi è, posso provare a capire se mentre come si comporta... Se è lui. Anch'io. Sì. Ah, quindi vuoi essere sicuro che sia lui? Sei ossessionato, cazzo. Vai, altri. Ormai basta, entrata in fase complottistica e la paranoia monta. Tu tiri solo quei due dadi? Eh sì, intelligenza, intuition. Due intelligenza, intuition, c'è un pallino. Sarà una grande intuition. Non sono molto bravo in tutte le cose, sono saggio. La sua disciplina sono tre viola e un nero. Non sono intelligente. Attenzione però. Non è mica troppo però. È una storia del caos però la devi fare lo stesso. Sì, lo so però. Magari faccio un botto di successi. No. No. No, però... Un successo... No. Fanno due successi e due svantaggi. Allora, no, lui è... Sembra lui si comporta come si comportava prima. E lui non solo non ha fisicamente nulla di Egon, che era un po' più piccolo e magro. Lui è proprio no, ma grosso. Immagino possa cambiare forma. Nei modi okay, con cui si muove non c'è nulla. Se è lui è estremamente bravo e non... No, però più che altro mi interessa sapere se mi sembra quello che abbiamo incontrato nelle caverne. Sì, è assolutamente okay, lui.
L'unico sospetto che ti viene, e sono i due svantaggi, è che però forse uno dei suoi... Vedi che però alimenta il complottismo. Certo. Allora non ve la prendete con me che poi faccio il complottista. Continua a fare stelle del caos. Uno dei suoi compagni non sei sicuro che non fosse Egon, perché l'hai guardato poco, era quello che era stato ferito di meno e quindi... Quella la gamba, ma che aveva avuto una strana sensazione mentre lo guarivo. Ok. Bene. Perfetto. Sti cacciatori di streghe che si fanno ingannare così dai propri compagni. Invece quelli che vengono segati nella vasca da bagno è molto meglio. No, Egon è in una fattoria a nord. Scusa, Clemens, per me è in una fattoria a nord. È come quando a guarire. I cani sono portati, sono alla, portati fattoria. Alla fattoria perché possono andare all'aria, esatto, aperta, a correre felici. Sono come i vincitori delle edizioni passate di The Running Man, sì, esatto, l'implacabile, che in realtà famosi, carbonizzati dentro, dentro un dungeon, ma li facciamo vedere tutti belli fighi. Perfetto, capisco. Che bello, capisco quello che avete scoperto. E la cosa mi preoccupa, perché se in così pochi giorni sono successe così tante cose, sì, non credo che abbiamo troppo tempo per trovare questo Egon. No, non depone bene per niente. Avete detto che Brunilde vi ha indicato una, sì, la ruota infranta. Sì. La ruota infranta, vediamo se la conosce. Non l'ho mai sentita, però. Ma questo qui non conosce mai un cazzo. Cazzo io. È l'investigatore più ignorante della storia dell'umanità. No, lui non è un investigatore, è un cacciatore di streghe. Non frega niente. È uno di quelli che prima uccide, poi se caso, se fa, caso domande. Fa domande. Ok, perfetto. È già tanto che, infatti, con voi che cosa è successo? Prima ci ha sparato, esatto, poi... Se davvero siete con noi, e poi ci ha sparato. Esatto, nel frattempo comete. Beh, forse è il caso di partire, sì, a questo punto. Non, sì, abbiamo, sì, molto tempo e... Nel caso direi di sì. E se effettivamente quelle tre persone che avete visto e questo Egon sono coinvolti, hanno almeno 2 ore di vantaggio su di noi. Sì, sì. Ah, farei notare che sulla porta del retro qualcuno ha provato la scassinata. Mm-hmm. Mm. Quindi qualcuno voleva entrare qua. Potrebbe essere qualcuno che, approfittando del caos in città, voleva entrare a rubare, o forse qualcuno che cercava qualche cosa che sapeva essere qui. Cosa avete ancora? Le mutapietre non ne avete più? No. No, no, quindi quello è vero, per l'amor del cielo. Difficile. Che... Abbiamo solo materiale da taverna, e tiro un calcio sotto il tavolo a lui. No, solo, quindi, bevande. Tutta la scorta di alcolici che c'è giù. Vero. L'incasso, l'arpagone che governa questo posto se lo porta via tutti i giorni. Quanto hai di charm e fellowship? Allora, fellowship 3, charm non ce l'ho, quindi fellowship 3. Minchia. Ha fatto milione di vantaggi e neanche un successo e una stella del cazzo. Bene. Non si smentisce. Capisce proprio un cazzo. Questo qua proprio vede una roba che si muove, pam, lo accoppa e basta. Abbiamo capito, cioè, è un carabiniere. Beh, sì, allora sicuramente qualcuno ha cercato di entrare per portarsi via dei barili mentre... In città le strade erano invase dal caos. Oh sì, ovvio. Beh, i saccheggiatori ci sono sempre. Carogne. Non preoccupiamocene adesso. Prima o poi. Manderò 2 guardie a controllare, ecco, la Ecco, grazie la a questo. Esatto. Magari in disparte. Così Pintus arriva, si trova le guardie davanti. Non il vostro compagno, quello che era stato ferito a una gamba, dovrà riposarsi. Forse non è il caso che venga. No, grazie alle vostre cure è subito pronto per l'azione. Io darei una controllatina anche a lui, di quella che qui parlavamo prima. Di lui mi fido come mi fiderei di me stesso. Io, anche io di Egon. Io da dietro, mentre Alarico parla, faccio dei cenni a... La differenza è che voi Egon non lo conoscete da 15 anni.
Era morto. E beve. Tira giù lo share. Secco, proprio un solo. Allora, Rico, andiamo in vacanza. Io prima di partire mi prendo un'armatura. Se non è quella di mio fratello, non ci sei, me la culo io. Cosa avevi, gioco di maglia? Era... aspetta che te lo dico subito. Credo di dover riposare prima di imbarcarci. Penso sia scappato dalla porta sul retro con l'armatura. Vuoi riposare? Mi sento separato da Mor in questo momento. Gioco i miei pensieri sono confusi. Devo chiedere consiglio. Ti dà 2 di soak. Mm-hmm. No? Sì. No, sì. 2 di soak. Va bene, riposiamo un po' e poi partiamo. 1 di difesa. Però, visto che dobbiamo andare a una taverna, potremmo riposare là quando arriviamo. Così intanto abbiamo più tempo per origliare tutto quello che succede. Che ne pensi? Penso che sia il caso di attendere. Preferirei non brancolare così alla cieca, senza un segno. Ah, contiamo un sacchettino delle mani. Ci hanno detto di andare là. E le guardie imperiali ci hanno incaricato, ci pagano per andare là. Abbiamo una borsa piena di monete d'argento gentilmente fornite dal... No, non so come possano aiutarci a trovare quello che stiamo cercando. Beh, intanto ci possono aiutare ad avere un giaciglio confortevole alla taverna dove dobbiamo andare, quindi riposarci lì. E intanto ci sono, questa qua è solo taverna da bere o ci sono anche... No, c'era perché ci vive sopra, no? Dormiamo in un pagliericcio schifoso e pulcioso tutta la vita dentro questa taverna. Beh, ma almeno per metterti delle stanze ora? Cambiamo taverna. Sono una moneta di rame. Ma dobbiamo andare là a indagare su questa cosa, quindi già che ci siamo dormiamo là. Ma ho ricevuto già dei segni in questa taverna. Questo posto è benedetto da morte. Aspetta che lo chiudo. Sono 100 monete d'argento quelle che ci sono. 100 quindi 33 la testa. No, com'è? No, 30. Perché 9 in cassa le lasciamo. Ah, per allora possiamo dormire qui. No, io ti do le mie monete, faccio. Va bene. Almeno mio fratello non si incazza. No, per la barca. Ma come per la barca? Ma no. Oh, ma io non ne ho bisogno. E non ti preoccupare, tu tienile che un buon capitano spartisce sempre il bottino. In questo momento io che l'ultima volta che ho tenuto le monete da segreto, a mettere nella cassa fortina. Ok. Le 9 monete allora, d'argento con che le davo in giro a gente. Cosa ho recuperato? Ti faccio da banca alla Rico. Con gli interessi, quindi. No, senza, sono una banca onesta. Segnatele tu, io sono già ricco e gli faccio vedere le mie 5 monete di rame. Okay. Di ottone, scusa. Okay. 100 monete d'argento, se vi interessa, sono una moneta d'oro. Ok, vanno in base 100? No, vanno una moneta d'oro, sono 100 monete d'argento che sono 25 monete di rame. Ma sì, complichiamo le cose. Come era nel Medioevo, per cui c'erano, esatto, i pezzi da 8, gli scellini in base 64, logaritmica. Esatto. Io preferirei riposare qua. Insisto. Beh, poi se insistete tanto vengo. Domanda, no? Che ore sono? Perché è inutile partire, esatto, dalla taverna se il sole è calato ed è tardi. No, il sole non è calato, è più o meno metà pomeriggio. E quanto ci vuole per arrivare alla taverna? Tu che sei quello che è probabilmente più attrezzato sui viaggi, fai una prova di education o di natural lore, quello che preferisci. Quindi 4, no, anche tu 4. Se vuoi. Chiediamolo a Olaf. No, aspetta, pessima idea. Ci vogliono 6 settimane. Lui gli spara. No, magari ci non arriveremo mai, esatto, in 6. Difficoltà 2. La difficoltà sì, è standard. Minchia. Porca miseria, che botta. No. Ah, tu conosci una taverna della ruota in Francia che effettivamente è nella direzione che ti hanno detto loro, però in realtà non è nemmeno all'interno dell'impero, è fuori dall'impero. Direi che speriamo che il nano... Sì, il nano sperimenti. Ok. Due successi. Ci metti una vita a ricordarti. No, tiro fuori la mappa, faccio cerchi con gli. No, io gli dico, bisogna andare a imbarcarci quanto prima, gli dico. E lui mi dice imbarcarci.
Poi ma dove vivi? No, la ruota infranta si trova a 400 milioni di miglia. Nell'Ostermark. Esatto. No, allora, Barin sa che si trova verso nord partendo da Aldorf. Non è raggiungibile con la barca perché i fiumi arrivano da est e da ovest, ma non da nord. Se non un piccolo pezzettino. Con i cavalli, in mezza giornata scarsa, siete arrivati. Ok, non a piedi. A piedi ci vuole un giorno e mezzo, due. Ok, dormiamo qua. No, più che altro anche perché recuperare i cavalli ora... No. E infatti, poi arrivare, ciao, quel caos è successo. Io rosico perché già sognavo una meravigliosa dormita. Facciamo una cosa però, perché il buco sul cantina penso non l'abbia tappato nessuno. Mettiamoci qualcosa davanti, che almeno se stanotte qualcuno lo tira giù, ci mettiamo un bel po' di padelle. Mettiamoci i barili di tuo fratello. No, il barile no, un mobile con le padelle sopra, che se cascano fanno un casino della Madonna e ci svegliamo. Va bene, e si lavora anche oggi. Dai, un era mobile, ti aiuto. Era tanto una bella giornata fino adesso. Beh, lasciate che vi dia una mano. Ah, va bene. Ah, grazie. Poi non mi dire che oggi non hai riscosso. Hai visto? Sì, sì, oggi mi hanno pagato come non male. Ecco, te l'avevo promesso, sarebbe andata a finire bene. Quando non c'è Pintus, i soldi ci sono sempre. Infatti. E quando c'è Pintus, che i soldi scompaiono misteriosamente. E anche i cacciatori di streghe. E anche i cacciatori di streghe. E le mutapietre. E le pistole. Esatto. Un po' tutto. Una serie di altre cose. Io tanto, giusto, mentre sono nella notte vado a riparare l'altra pistola. E Olaf ti dà una mano a spostare il mobile davanti al buco in modo che faccia rumore quando cade. Ci mettete poco. Sì, spostiamo un mobile. Io provo a sgattaiolare e ad andare alle sue casse di polverina infiammabile e prenderne un po'. Ah, non è polverina infiammabile. Ah no? Perché lui aveva detto che a contatto col fuoco era preoccupante. Però. Sì, è contatto col fuoco. Eh sì, quello volevo. Sì. Vabbè, fai te. Poi no, vediamo, no, farei un tiro e vediamo se sai che cos'è. Sì, sì, ci avevo già provato. Ma... Va bene. Giusto. Ci avevo già provato. Sapevi non solo che col fuoco. Col fuoco non andava d'accordo. Era il motivo per cui la volevo prendere. E quindi durante la notte un po' lavoro prima di andare a letto. Mi sistemo la pistola, mi preparo per la mossa speciale. Racconta la carta nuova che hai preso. La bellissima carta nuova che ho preso. Facciamo noi. Autoprodotta perché esatto. Ancora non c'è. Mi permette di strapparmi dei peli di barba, infilarli dentro qualcosa di esplosivo e lanciarli come bombe. Fa una molotov improvvisata. La barba non è necessaria, però dice specificatamente sulla carta, può essere usata anche la barba di un nano. Sì. Cioè c'è proprio scritto così. Mi sembra giusto. Infatti è soprannominato Red Bear Kotker. Esatto. Roberto sta facendo una pustolinata prendendo dei dadi e lanciandoli da solo. No, sente già la mancanza. No? Mi sto mettendo da parte i dadi per il check che sto per fare prima di andare a dormire. Vai. Perché mentre vado a dormire chiedo consiglio a Mor e prenderò il dado fortuna del gruppo, perché essendo stato un segno di Mor che mi ha portato a conoscere questo gruppo, sarà sempre un segno di Mor che mi porterà avanti nella strada giusta che dobbiamo fare. Spero di non fare stelle del caos. Brutto stella del caos? Una pazzia. Che con Alarico è normale, quindi. Nessuna bene, stella dai. Del caos, per fortuna. Bene, bene. Sono 3 vantaggi, un successo e una cometa di Sigmar. Allora, con uno c'ho un token da mettere qua e poi lo posso usare per ritirare un bianco o un nero. Ok. In più, vabbè, recupero fatica, stress il giorno dopo, bla bla bla. Chiedo a Mor di mandarmi un sogno, mi offre saggezza e guida per il corso a seguire che verrà. Faccio il check, che è una cometa, 2 successi e un vantaggio. Questo non c'era prima, o c'era? No, non c'era. Non, non c'era. C'era. No, no. Una cometa, vabbè, quello che è. Mi descrive il sogno, il migliore risultato, più informazioni puoi scegliere di darmi, possono essere classiche, criptiche, come ti pare, però teoricamente mi dai un botto di informazioni perché ho fatto una cometa. Tu vai a dormire, voi sentite nella notte agitarsi un po'
Alarico, ma siete anche abituati a farlo, cioè a sentirlo agitarsi. Un post-it. E nel tuo sogno sei ai piedi di una strana torre che si erge molto storta. Ogni piano sembra costruito in uno stile diverso dal precedente e ha un'inclinazione diversa da quello che sta sopra e da quello che sta sotto. In cima c'è un orologio che fa molto rumore. Senti proprio le lancette che fanno stum. Io sono sotto stum. E tipo zoom sull'orologio. Esatto. E l'orologio non è un orologio imperiale standard, perché vedi che è diviso in 8 quadranti. Ok. E mentre stai guardando, la lancetta arriva sul penultimo quadrante, che cioè in mezzo quello... No, il penultimo, quindi quello appena... No, in mezzo al penultimo, ah, o sì, all'inizio, no, no, del penultimo. In mezzo, okay. Quasi alla fine del penultimo. Senti gli ingranaggi all'interno della torre bloccarsi e iniziare a cercare di forzare la lancetta della torre per andare avanti, finché non senti che all'interno della torre qualche cosa si rompe. Senti proprio il rumore dell'acciaio che si sgretola. Le lancette cadono di sotto ai tuoi piedi, quasi schiacciandoti. E vedi che infilata nel quadrante che impediva alla freccia di proseguire, ti sembra che ci sia piantata forse una freccia o forse una lancia o qualche cosa del genere. Comunque qualche cosa si è infilato appena prima che la lancetta superasse il penultimo okay. quadrante. E in quel momento ti svegli. Faccio il segno di Mor. Prego. È passata la notte. Nella città avete sentito anche nella notte continuare comunque un po' di grida in lontananza, non tanto di dolore, ma delle guardie che si stanno comunque coordinando, cercando di spegnere il fuoco che ancora non è stato domato. E infatti guardando fuori dalla taverna la città è ancora illuminata, non a giorno ma parecchio. No, sti cazzi, sti maghi del caos, viva pompieri, sti maghi del fuoco, scusi. Tra la torre che brucia e la piramide luminosa che fa da lampione a tutta la città di solito, questa notte il cielo è molto illuminato. Ma nonostante questo riuscite a passare una notte di riposo. E la mattina dopo, volendo, siete pronti per partire verso la ruota infranta. Beh, io direi di sì. La sera prima della notte ho lavorato anche con la roba nelle casse, quindi se vuoi chiedere... Me ne dai un po'? Papà, papà! Mi dai la polverina bianca? sì, ma sai come usarla? No, e questa è la cosa bella. Buongiorno. L'unica cosa che so è che non va avvicinata al fuoco. Sì, un fuoco caldo intenso. Che cos'è? Diciamo che se ce la butti dentro dopo un minutino fa un bel botto. Sì. E io ti preparo dei sacchetti. La colazione? Beh, se la vuoi mangiare. Andiamo a preparare no, qualcosa. No, se esplode no. C'è anche Olaf, almeno prepariamo qualcosa. Mor mi ha indicato la strada. Ah, bene. Gli occhi sgranati dal fanatismo. Io nel mentre vado a cucinare. Il fanatismo e la paranoia. Perfetto. Paranoia un po' è passata durante la notte. Natural Lord giusto per cucinare? So. Vediamo quale bella pietanza arriva stamattina, visto che la colazione di Alarico dell'altro giorno uno. Era un mattone. Quando c'è la colazione l'altra volta era insipida e pesantissima. Il finocchio gratinato. Esatto. Allora la colazione è strabuona, però un po' pesantuccia. Anche quello. Beh no, io ho fatto un sacco di successi e svantaggi, quindi è uguale. Io ci è sostanziosa, nutriente. Evidentemente sono gli ingredienti che usate in questa taverna. Hai fatto più svantaggi o pari? Uno svantaggio. Deve essere il grasso di balena. Sì, deve essere no, la grande qualità della spesa di questo Pintus, grasso di balena che in realtà è tipo... Deve essere quella farina che hai trovato nella vasca da bagno sul retro.
Che ho portato lì e visto che il sacco era vuoto l'ho ririempita. Sì, deve essere il sanguinaccio che hai trovato sul retro. Sì. Buono. Mamma mia. Però è sostanziosa. Ah, sì, sì. Un po' di sapone. Fino a stanotte non la... Un po' di sapone. Mamma mia. E parruttino e c'è la bollicina. Mamma mia. Vabbè. Vabbè, annaffiamo tutto con un po' di birra. Sì, sì, annaffiamo tutto con qualche chilometro che credo che... Partiamo? Quindi siamo diretti alla Torre Contorta? No, siamo diretti alla taverna della Ruota in Francia. Oh no, 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 dobbiamo dirigerci alla Torre Contorta. Ma è sulla strada, quindi ci fermiamo un attimo alla taverna della Ruota in Francia e poi andiamo alla Torre Contorta. Quindi sapete dov'è? Certo, è sulla strada, sempre dritto. Vai a vedere se mi sta prendendo per il culo o no. Però è alla riga, una persona normale lo capirebbe subito. Dico no. La difficoltà è un tiro è uno. Ah no, beh, se ti vuoi impegnare è un tiro contrapposto. No, no, ma io mi impegno sì perché devo convincerlo. Allora, quant'è perché dobbiamo andare il tuo charm e fellowship? Charm non ce l'ho, fellowship 3. Quindi 3. Io mi gioco uno di fortuna. Vabbè, okay. Ti aiuto. Poi dammi uno di fortuna. Ah sì, no, okay. però cometa e stella si annullano. C'è una cometa e una stella, due svantaggi, due fallimenti e un successo. Ottimo, perché se non dovessimo raggiungerla potrebbe essere la fine di tutto. E mi preparo per andare a seguirla. Allora Rico, abbiamo mai tradito uno dei tuoi sogni? No, ma questo era particolare. Ti abbiamo sempre seguito. Fidati, troveremo le risposte. Ma di che torre stai parlando? Tiro fuori il mio libretto dove mi scrivo i sogni. Faccio. Alla Torre Contorta, il penultimo ordine o è già stato salvato o verrà salvato da Sagitta Scagliata. Da chi? La freccia, vuol dire freccia. Ah, ok. Dardo, una lancia. Imperiale antico. I sogni li scrivo più o meno in parte, quello quando posso, la parola del giorno, no? L'ho letto sulla carta igienica. E... c'era un grande orologio su questa torre. Questa torre contorta, probabilmente permeata dalle forze del caos. In quanto era diversa, ogni piano sembrava crollare su se stesso e appartenere a epoche distanti. E lì, proprio lì, su un grande orologio, mentre la lancetta cercava di cancellare e annerire il penultimo ordine, Mor, o chi per lui, qualche difensore, ha scagliato una lancia e ha distrutto il meccanismo di morte. Con le cose che ha detto ora, posso dare un senso a questo sogno? Puoi provarci, senza dubbio. Poi... Vuol dire chiaramente che dobbiamo trovare una torre dell'orologio e tirare una lancia. Ovvio. Cazzo, certo. Cioè, base di interpretazione dei sogni. Certo. Allora. Oppure che ti vuoi fare tua madre, però non lo so, con i soliti sogni vanno sempre così. Un grande caso. E uccidere tuo padre, esatto. Quello o l'invidia del pene. Ah, invidia del pene. Allora, puoi o cercare di fare un'interpretazione metaforico-filosofica della cosa. No, con le basi che abbiamo per capire quella lancia che significato può avere. Ok, ti vuoi concentrare sulla lancia, va bene. La lancia e il significato della torre. Che torre più o meno... Il significato della torre... Cioè, quello che voglio capire è... Vuoi capire se la torre indica qualche cosa o vuoi sapere se la torre esiste e dov'è? Perché sono due cose diverse. No, più lancia e torre, quindi quella cosa che bloccherebbe l'avanzata. Ok, allora è un tiro di education. Ok. Io metto la mano sulla spalla e dico... Sì, Mor è sempre contento quando si cercano di interpretare i suoi sogni, perché ti vedo concentrato, quindi è un bianco in più. Tre la difficoltà è 3 viola. Hai preso il suo bianco in più? Sì. Ti faccio blessing. E facciamo così. Questa la esaurisco e questa la esaurisco. Cerchiamo di dare un senso. Una stella del caos intanto l'ho vista. Questo cos'è, un vantaggio? Sì. Sì, però lì c'è un successo. Questo c'è un vantaggio. Il vantaggio è questi due. Allora, se le caso vi con un vantaggio?
Sì, quella è sempre Strada del Caos. Ok. Quindi hai fatto... No, non hai fatto neanche un successo. No, no, l'ho fatto. Ah, due vantaggi ti danno un successo. Un successo. Ok, ottimo. Un successo e un vantaggio. Allora... Hai speso fortuna? Sì. Sì, sì, ha speso fortuna. Spendo apposta, almeno si attiva. C'era anche questo in realtà, eh. Quando spendi fortuna... Ah no, vedi? Era doppio il... Avevi training in questa abilità? Sì. Allora no. Perché se non avevi training potevi aggiungere due bianchi. Invece che uno. Ah. Allora, l'orologio è evidentemente un segnale che il tempo a vostra disposizione è molto poco. E anzi, la lancetta era già sull'ultimo quadrante, sul penultimo quadrante, quindi ne rimane solo uno. Mm-hmm. Vero è che qualche cosa bloccava questo avanzare all'ultimo secondo. L'ultimo secondo che chiudesse il penultimo quadrante. Esatto, sì. Okay. La freccia, se è una freccia, potrebbe indicare molto probabilmente gli elfi, che spesso nei sogni, essendo abitanti delle foreste ed essendo abituati a cacciare ed essendo anche abituati a tenersi lontano dal vivo della battaglia per colpire i nemici da lontano, spesso vengono identificati dalla freccia, specialmente se le frecce sono colorate con il piumaggio che rappresenta dei clan, perché in genere sono gli elfi dei boschi che usano questo genere di armi. Posso fare una prova di percezione per aver visto più in dettaglio la freccia? Sì. Dov'è percezione? Non esiste. No, è osservare. Osservare l'ultimo. Observation. Int. Wow. Userò un punto fortuna, così mi prendo due bianchi grazie al talento del gruppo. Mm-hmm. E mi prendo un bianco in più perché sto usando il gruppo. Più sì, lui ti così. Sta raccontando magari delle cose che sa. Difficoltà? La difficoltà è standard 2. Mi do anche un nero perché sono smemorato. Sempre libero di farlo. Non me lo devo ricordare. Sto pustolinando. Sì, e continuo a farlo. Wow, bravo quel nero, bravo. Bello, bello, bello. Sì, ma io spendo il token per ritirare il nero. Bello. Bello, no, bello, meglio. Bello. Meglio. Sì, sì, no. Almeno ha fatto zero. Zero. Zero totale. Forse era una lancia, compagno Bari. Benissimo. Se fosse una lancia, cazzo. Invece... No, poteva essere una lancia o una freccia. Se fosse una lancia... Se ti precludi la strada verso una soluzione, poi scarti automaticamente le altre, anche se plausibili. C'era un certo Occam, mi diceva una cosa del genere. Esatto. Potrebbe indicare più che un clan di elfi, potrebbe magari indicare qualcuno dei territori limitrofi all'impero dove le lance sono usate. I bretoniani! Tipo, o i bretoniani o i chisleviti, entrambi... Nella direzione in cui stiamo andando c'è... No, rimanete all'interno dell'impero. Quindi anche perché, scusa, io ho visto quella cosa, l'orologio era grosso. L'orologio era grosso. Quindi non è che era la lancia, una mano, un giavellotto. O era una freccia gigante. Non hai capito era un sogno. Non è distinto una lancia da una freccia, secondo te capisci se era un giavellotto. No, appunto. Dice, io quello, lo so. A me mi sembra strano che sia una freccia, perché se non si poteva... Questa cosa lui me la dice? Sì, certo. Ricordiamoci, ricordatevi che... quando eravamo nel cunicolo, sì, abbiamo trovato un messaggio in chislevita. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero, che aveva anche tradotto. Ma quindi chiunque sia sta cercando di fermare le morti? Evidentemente, se diamo seguito quindi a quindi è dalla nostra parte. Certo, sì. Il mio sogno è sempre appunto, vero. Probabilmente, se noi cominciamo a mescolarci nel mondo invece di rimanere in questo tugurio. No, no, riusciremo. Beh, no, 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 no. Sono pronto a partire. Fatti. Bene. E Ral? E Ral ci raggiungerà. Gli lasciamo un messaggio affisso alla porta della taverna. Tanto no. È un colabrodo. No, a parte che io la taverna la chiudo. Sì. Alle chiavi possiamo lasciarlo dentro. Prendi uno dei tuoi ragazzi che conosci, fai arrivare. Ma possiamo lasciarlo. Ma non lo fanno entrare nella torre il ragazzo che io conosco. Ma lui ha un messaggio per. Compagno Ral ha le chiavi.
Ma poi la torre sta ancora bruciando, anche sì, se è passata potremmo tutta lasciarlo. Nessuno dei miei ragazzi va alla torre infuocata. No, scusa. Lasciamolo in taverna, le chiavi. Va bene. Io prendo un coltello della taverna e lo affiggo al bancone. Lo fermo. Troppo tardi. Ti do il blessing. No, ti prego, facciamo una rotta in posta di agilità. Va bene. Iniziativa? No, fate, ognuno dei due tira la propria agilità più coordinazione, secondo me. Tu tiri coordinazione, invece Cutalion, secondo me, tira come se stesse usando un'arma, weapon skill. Ok. E ti do il bianco in più. Quindi... E c'è il bianco in più, è vero. E chi fa di più, fa di più. Perché sono assolutamente d'accordo sul fatto che lui lasci il messaggio. Eh no, scusa, questa. No, la proprietà di mio fratello! E anche tua, non solo di tuo fratello. Due successi. No. Tre successi e un vantaggio. Tre successi! Pam! Pianti il coltello abbastanza a fondo nel bancone. E cazzo! Per cui anche toglierlo adesso comunque rovineresti per lasciarlo lì. Tanto secondo te... Quando tuo fratello lo vedrà, chi incolperà? Ral. Compagno Ral. Esatto. No, sarebbe bruciato. Esatto. No, me, perché io non ci arrivo con quell'angolazione sul tavolo. E certo, appunto, quindi incolpa uno alto, incolperà Ral a causa dei suoi tremori. Ok, certo. Il benedetto d'amore. Fortunello. Dovremmo chiedere se compagno Ral ha avuto un sogno. Potremmo. Quando lo troveremo. Si è addormito stanotte. Ci uniremo. Bene. Vi avviate verso nord. Mm-hmm. Verso la ruota infranta. E faremo questo viaggio alla Dungeon World. Ah. Oh, yeah. Bello. Come sempre. Beh, però in pieno giorno praticamente. Sì, infatti la difficoltà è standard e basta. Vai. Allora. Chi di voi vuole fare l'apripista, che è quello che vi fa arrivare prima? O io dopo? Perché seguo il corvo che continua a tenere... Ale! Io te l'ho detto tu! Chi vuole fare la vedetta? Io. A questo punto falla te, io mi occupo delle provviste. Bravo. Allora, tu fai un bel tiro di Natural Lore. Perché natural lore? O di education. Perché education. Seguire le strade. Ti sto dando una, una doppia possibilità sì. Come sempre. Education su che cos'è? Sempre int, immagino. È molto int. A meno che tu non voglia fare uno stunt. E usare pai. Sì, sì, voglio. Perché io sto tenendo evocato il corvo. Beh, sì. Che tanto mi costa 4. E continuo a tenerlo lì e lo seguo ovunque vada, che va completamente in triagine intorno a noi. Però io interpreto il suo cerchio, se è un po' più ampio di là è più sicura quella strada. Quindi ci mettiamo il triplo. Oppure finiamo nella merda più completa. Potrebbe essere questo il caso in questo momento. La difficoltà è standard 2. Aspetta, sono 5, 3, 2... 1, via. Perché questo qua è quando... Ah, è pieti, sì. Io l'altro bianco. Pigliate sta pieti. Se non ci guidi bene così, davvero. Adesso due ruote del caos. Esatto. Ti prego. Una c'è. La mano di no, vabbè, dai. Ma c'è anche la cometa. C'è ogni ben di Dio. C'è. Tre successi e tre vantaggi. E teoricamente, ok. Quindi i vantaggi sono che. Non me ne sono mai accorto, ma il corvo va anche un po' col vento. E in quel momento il vento sta tirando nella esatta direzione in cui dobbiamo andare. E quindi in realtà, prendendolo per un segno, ma è una cosa completamente casuale, la sto seguendo. Non solo, gli altri notano questo andazzo del corvo e non mettono in dubbio il fatto che possa essere un segno. Il vento solo che lo manda a caso. Esatto. Ok. Quindi non mettono in questione la tua autorevolezza nel guidare. Don't question my authority! 3-3 comunque. Vedetta. Dica. Lei mi fa un tiro di osservazione. Ok. Guardami le spalle, le ci hanno appena dato due pugni sopra. Sempre due? Sì. Ho visto tutto, ti ci hanno appena dato due pugni. Bellissimo. Oh, ma è partito. Vantaggio. Minchia. Un vantaggio. Un vantaggio.
Non ti accorgi prima che il tarrasco esatto, mi sta mangiando. No, Warhammer non c'è il tarrasco. No, c'è Zencio però. C'è Zencio. Fai tu i conti. Si è aperto un portale casuale. No, non noti niente di strano lungo la strada. Non ci sono banditi, non ci sono pelle verde che sono arrivati fino qua. E la strada è abbastanza facile e abbastanza ampia, anche perché non ci siano nemmeno animali selvatici. Ok. Però morite di fame nel frattempo, perché lui fa tre stelle del caos. No, comunque andando, Dal ti ha insegnato un po' a cacciare come fanno gli elfi selvaggi, e riesci a cacciare qualche cosa, quindi nel caso cancelli un suo insuccesso sulle provviste. Stasera lucertole. Vai, due stelle del caos. Una c'è. Una c'è. Tira un altro giallo. Allora, questi due si eliminano, esatto, tra di loro. Quindi non hai fatto niente? No, un vantaggio. Sì, ma se il caos è sempre brutto. Hai fallito. Hai fatto due vantaggi. La stella del caos so io che cos'è. Che lui ha preparato molta più colazione di quanta ne servisse effettivamente. Quindi per tre giorni, a parte il coniglio che ha preso Putalion... Mangiate si quel capolavoro di colazione. Immangiabile. Era mezza giornata a cavallo. Cazzo, e dove li avete trovati i cavalli? Sono andati a piedi, quindi una giornata. Una giornata e mezza, quasi due. Quindi per due giorni mangiate sta roba. Che bello. E un po' di sì, però io non faccio campo, quindi piuttosto cerco una fattoria o qualcosa vicino che ci ospiti. Ok. Fai un tiro di fellowship allora. Ma stai con quella saponaria. L'ultima volta che siamo andati in una fattoria è finita male. Ti ricordo, eh? Vabbè, ma lì era il camfer. Ho capito. E invece qua è Alarico. Lui è solo un po' scemo, non è un pazzo psicopatico. Alarico alla 10. Non è un pazzo psicopatico, non uccide la gente. Solo per farne un punto. Cos'è che hai detto? La ucciderebbe se fosse per ottenere del favore, però. Esatto. Ma questo vecchietto sta per morire. No, amore, è il suo tempo. No, no. Se il tizio sta precipitando, magari non lo aiuto, però. È un tiro di charm, comunque. Charmaci. La difficoltà è 3, perché ti porti dietro un elfo e gli elfi non sono sempre visti. È un nano. Visti. No, i nani sono ben visti nell'impero, sono gli elfi che... Sono ok, io, però sono io il problema. Esaurisco questa e prendo altri due bianchi. Considerami come un nero in Alabama. E quello non lo uso, quello è willpower, quindi niente, quello neanche, questo è là. Gli unici che vedono di buon occhio gli elfi sono i maghi. Mamma mia, che merda! I bianchi ho fatto tutto zero. Sì. Mi hai tirati 72 e hanno fatto 72. Volte. L'immancabile stella del caos che non può mai mancare. Due successi e una stella del caos, quindi un successo con roba negativa. C'è un elfo, quindi lui dorme nella stalla. Beh, quello sicuramente. Grazie. Senza dubbio. Il punto è che ci dormite tutti nella stalla. Ah, a me va benissimo. Va bene. Perché non dormo campo. No, ci sono i mutanti qua in giro. Mica Dungeons and Dragons. Si spera che nelle strade imperiali i mutanti non ci siano. Ma non si sa mai. Ho giocato troppo ai tempi a Warhammer Fantasy per sapere che i mutanti sono ovunque. Sono come le bulette che non dovrebbero essere fuori dalla città, ma ci sono sempre gli Ankeg. Vabbè. Comunque riuscite a trovare posto in una fattoria che è troppo piccola per ospitarvi, quindi vi dice: se volete dormire nel granaio insieme agli animali, fatelo. Il granaio adesso è vuoto, quindi potete fare quello che volete. Troppo gentile, comunque ci ha dato un tetto. Sì. Non hanno nemmeno di che dividere per la cena, quindi dovrete mangiare il pastone di merda di Barin. Che buono. E quel che rimane del tuo coniglio, che è l'unica cosa che dà del sapore al pastone. Il sapone aiuta, grazie. Il pastone aiuta. Grazie, scusa. Grazie, ma... E ripartite il giorno dopo, arrivate finalmente in vista della ruota infranta, che è una piccola locanda per gli standard imperiali. Non è così piccola, tutto sommato, perché comunque ha due piani. Quindi. Però ci sono, soprattutto vicino alle capitali o alle città dove vivono gli altri baroni
delle taverne molto più sciccose, molto più grandi, dove si fermano appunto i baroni mentre vanno lungo la strada imperiale per andare ad Aldorf o a trovarsi l'un l'altro se non si fanno guerra. La ruota infranta è appunto questa taverna. Dal numero di cavalli che vedete legati fuori, o è deserta o quasi. C'è un cavallo fuori che potrebbe anche essere del proprietario, non lo sapete, ed è l'unico cavallo che è legato fuori. C'è anche il carretto che vi avevano detto, no, tu lo sapevi, che facevano servizio di navetta, carovana, sì. Comunque ti danno la possibilità di prendere a noleggio il carro. Non vengono particolari rumori, vedete che dal camino esce del fumo, quindi è acceso e stanno probabilmente cucinando o scaldando la sala. C'è qualche finestra per guardare un po'? Sì, sì, finestre ce ne sono. Sommessamente da fuori chi sono gli avventori della locanda? Sì, all'interno vedete due persone. Una è dietro al bancone. Sembra un medioman, non salta particolarmente all'occhio per niente, non è particolarmente né grasso né magro. L'unica cosa bizzarra che al massimo potete notare è che ha una gabbietta con un uccellino a cui ogni tanto si gira da un pezzo di roba da mangiare, tipo del pane secco. L'altra persona che vedete in piedi invece è di fianco alla porta e sembra il buttafuori, perché è un uomo grosso, nervoruto, pelato, pieno di tatuaggi, chiaramente non del posto, da come è vestito sembra più un chislevita, e ha di fianco una grossa ascia che tiene appoggiata alla parete. Sembra abbastanza annoiato, infatti si sta guardando le unghie, si sta pulendo col classico coltello. Esatto. All'interno della locanda non vedete altre persone al momento. Io provo a fare il perimetro della casa per vedere A, se c'è gente fuori, e B, se ci sono corvi disegnati sulle pareti. Fai un tiro di osservare. Difficoltà standard? La difficoltà è standard. Sì. Giro con te, ti do una mano dando un'occhiata. Ok. Mortacci sua. Ma insomma, non è bruttissimo. Ah no, cazzo, non ho visto la stella. Una cometa di Sigma, una stella del caos, un fallimento e due vantaggi, per cui resta un vantaggio. No, successo. È un successo, scusami, è un successo. Ho detto vantaggi, ma sono successi. Allora, fai un giro veloce. Corvi incisi sulle pareti, sugli stipiti delle finestre, non li noti. Noti però che un pochino più in là, che sta curando una specie di orticello, c'è un'altra persona. E è una persona abbastanza strana da vedere curare un campo, un orto o qualche cosa, perché sembra molto il tizio che c'è dentro. Probabilmente sono parenti, fratello, qualcosa del genere. Anche lui è pieno di tatuaggi, è vestito da chislevita e è un omaccione gigante che sta curando un orticello. Chiaramente una volta era un guerriero, forse adesso magari ha preso una freccia nel ginocchio. Esatto, ha preso una freccia nel ginocchio e non è più un avventuriero. Ho capito. Io faccio notare questa cosa a lui. Beh, lavorare i campi fa crescere e poi lo faccio notare anche a Olaf. E Olaf, vediamo se capisce qualche cosa di più. Adesso fa 6 stelle del caos con 2 dadi. Esatto. Perché si gira 2 stelle del caos e poi rigira solo. Ecco. Beh, gliel'hai buffata. Visto, ragazzi. Oh. Un fallimento, un vantaggio. Un vero imbecille. Una rimane una stella del caos e un vantaggio. Benissimo. È di grandissimo supporto nel punto di vista della speculazione. Ma gli spara. In realtà non è un cacciatore delle streghe. Gli spara. Stavo dicendo. Più che lui il carabiniere facesse... Sì, è un uomo. Quello è un orto. Esatto. Vorrei, se possibile, con Nature Lore, visto che ho preso apotecario, capire quello che sta facendo, se lo sta facendo bene o no. Giusto, sta facendo finta. Grande. E in caso, se
sta facendo qualcosa di sbagliato, come usarlo come argomento di conversazione per iniziare a parlare. Meno male che ci siete voi due, sennò questa campagna avrebbe evitato benissimo. Ok, dimmi la difficoltà. La difficoltà è 3 e 1 nero perché lo stai facendo da lontano senza avvicinarti, per cui vedi fino a un certo punto. Vabbè, sì. E stelle del caos stasera. No, beh, dai. Due successi, due vantaggi. No, c'è un successo. Due vantaggi e un successo. E una clessidra. Sì. Ci metti un po' a scrutarlo. Sì. Allora, sì, stai un po' più a lungo del dovuto, però non desti comunque sospetti perché sembrano non avervi notato. Vedi che sta effettivamente curando l'orto. La cosa che noti però è che è un orto non particolarmente utile a cucinare del cibo la sera, perché non ci sono patate, non ci sono zucche, non ci sono piante di fagioli, non ci sono cose che potrebbero dare un po' di sostanza alla zuppa la sera. Ti sembra che stia curando molte piante aromatiche medicinali. Io faccio un cenno a loro, vado a vedere che combina, se voi intanto volete entrare per un tavolo. Cosa facciamo qui? Dovremmo vedere se troviamo qualcuno di vecchia conoscenza come Mastro Igor. Ah, ok. Stiamo cercando la lancia. Ma potrebbe essere sotto forma diversa? Sì. Starò attento. Ho un buon presagio. Guardo tutti un po' sospettoso. E mentre vi avvicinate di più alla ruota infranta, si chiude la settima puntata di Warhammer. Warhammer now! Vamo! C'ho un po' troppe spin, c'è un po' poche spell. Ah sì. Poche? Un po' poche. Ci vuole un quarto d'ora solo per stenderle. Ma... come disse Lapo. Quello che avete ascoltato era Fumble, che è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia, che adesso ha anche uno spin-off che si chiama SideQuest e trovate sempre nel nostro feed. Esatto. Lo fa Claudio Pustorino insieme ad altri 3 nuovi speaker, di cui 2 li avete già visti anche a Fumble. Sono Fabio e Alice, che sono passati da noi. In più c'è anche Daniele, che ha fatto... un'ottima prima giocata, la prima partita di SideQuest era la sua prima giocata di ruolo. Quindi è il nostro Jacopo. Esatto. È il nostro Jacopo. E se volete ascoltare la puntata non dovete fare altro che andare su fumblegdr.it o su qwerty.it, o se siete già anche iscritti... Anche perché sarà la prima e l'ultima. Di cosa? Di SideQuest. No. No, hanno già pronta la seconda puntata che uscirà martedì prossimo. Sarà sempre solo in podcast, non sarà né in video né in diretta, almeno per ora. E se siete già iscritti al nostro feed non dovete fare nulla per ascoltarlo, se non scaricare la puntata che vi trovate già nel feed. Se vi piace scrivete direttamente a @fumblegdr su Twitter o a fumblegdr@querdi.it se volete scrivere una mail. Se no potete commentare su Facebook e potete andare su iTunes e lasciare delle recensioni e delle votazioni. A 5 SideQuest. Esatto. A 5 punti esclamativi sulla testa del taverniere, che sono chiaramente delle SideQuest. L'altra cosa è che su QWERTY, oltre a SideQuest, questa settimana c'è un altro podcast nuovo che si chiama Racconti. Fatto dai nostri amici di Inutile. Bellissimo. Ovvero da metà dello staff di Ricciotto, 2/3 dello staff di Ricciotto, perché lo fanno Matteo e Federica. Sono il racconto settimanale di Inutile, letto e raccontato, così non dovete perdere tempo a leggerlo sul blog. Molto bello, io l'ho ascoltato, è molto molto bello. E ricordate sempre che Fumble Now è il codice che potete usare su fumblegdr.it/shop per comprare i manuali di Urban Heroes. Urban Heroes li trovate ovviamente a Lucca il prossimo weekend. Se siete a Lucca sabato 4 scriveteci, perché io sono a Lucca e un salto, una birra dopo 2 ore di coda a Lucca fa sempre comodo.
Quindi scriveteci su Twitter o scrivete una mail come preferite, fateci sapere se ci siete, se ci siete vi raggiungeremo da qualche parte. E ricordatevi che settimana prossima non si gioca a Warhammer ma giochiamo a Gattai per la prima volta in radio. Evviva! La seconda prova ufficiale di Gattai in pubblico. La prima è stata al DGI Birthday. Ho notato solo ora che il dado, quello della Conservative Stance, non ha svantaggi o fallimenti, mentre quello della Reckless sì. Sì. E fatice. Infatti si chiama Reckless. Non ha fallimenti, però ha svantaggi. Sì. Si chiama Reckless perché... Pensavo solo ti facessi fatica e stress. No. Che altro dire? Buonanotte. Buonanotte, ci sentiamo settimana prossima. E grazie. Grazie a tutti. Buonanotte. Posso non guardare verso di voi? Sti cazzo. Non è così, proprio in chiusura.